Ciao a tutti, bentornati alla nostra cronaca di Vampire the Masquerade quinta edizione di Something Wicked This Way Comes. Questa è la settima sessione di Vampire the Masquerade quinta edizione e la nostra cronaca è ambientata a Los Angeles, questo dominio anarchico per adesso, anche se lo status quo sta un po' andando a puttane, governato da quattro clan principali e dai loro rappresentanti: Malkavian, i Nosferatu, il Ministero e i Toreador. E andava tutto più o meno bene fino a quando non è successo un omicidio di un produttore di Hollywood chiamato Timothy Harper e sua moglie, una chiara breccia della maschera, che sono stati trovati entrambi dissanguati e, anche se la polizia non l'ha detto, con il sigillo del Sabbath impresso sul petto. Questa cosa qui ti ha messo in allerta tutto il dominio e la colpa è ricaduta principalmente su Rachel, una alla sombra che si era appena stata fatta accettare nel dominio per aver sistemato una faccenda con la seconda inquisizione, la sombra con la quale i nostri tre protagonisti hanno un collegamento molto importante, perché per Lando Toreador lei è una sorta di musa e ha un profilo Instagram che cura lui, dove posta delle foto dove lei è, viene naturalmente, grazie alla sua maledizione, completamente offuscata. Guglielmo Malkavian, Rachel gli ha salvato la vita dalla seconda inquisizione, e James, un ministro, Rachel a lui ricorda la sorella che aveva quando era ancora mortale, che è stata però uccisa per sbaglio tra uno scontro fra gang nella periferia di Los Angeles. E per questo motivo i nostri tre protagonisti si sono messi insieme in una coterie improvvisata per cercare di salvarla. Nell'ultima sessione è iniziata un po' con il botto, perché James si trovava al Medai, ha fatto arrabbiare Avram, il rappresentante Malkavian, assieme al rappresentante Nosferatu, e Avram ha perso le staffe, è andato in frenesia e ha cercato di azzannarlo. Invece Lando e Guglielmo hanno appena interrogato questo vampiro che li aveva assaliti, che pare non essere proprio completamente in sé e essere molto giovane. Lui si fa chiamare Justin ed è un ragazzino. Lando lo stava portando in macchina quando qualcosa ha fatto impazzire Justin e l'ha fatto andare in frenesia contro Lando. Guglielmo fortunatamente era lì e, lasciando Ashley, un'altra vampira, Ekata, con la quale ha un legame di sangue, a Brentwood, quindi una zona abbastanza a ovest vicino a Santa Monica, in questo palazzone dove lei ha l'appartamento, Guglielmo è corso in aiuto di Lando, ha impalettato Justin e l'ha fatto salire in macchina, accorgendosi però che qualcuno si stava nascondendo nelle ombre vicino a un cespuglio. Un uomo massiccio di colore, Guglielmo si avventa contro di lui per impalettarlo, ma questo scappa via, anche se Lando e Guglielmo lo riconoscono. Lando cerca di correre indietro con la macchina, ma questo uomo si fonde con le ombre e sparisce. Fondamentalmente non dando modo ai due di recuperarlo. E Guglielmo sente anche un forte bisogno di andare a parlare con suo zio Giancarlo, la sua touchstone. Nel frattempo invece nel Medai James riesce a scansarsi dall'assalto di Avram e, spezzando una stecca da biliardo, lo impaletta. Violando palesemente la Masquerade, fa scoppiare un finibondo, cerca di bloccare il barista che sta per chiamare la polizia, ma la bestia prende il sopravvento in lui e gli spara. Tra l'impalettamento, gli spari e tutto, la gente impazzisce e corre via. James riesce a mimetizzarsi con la folla, col flusso di folla, e va via verso la sua macchina, incrociando delle volanti della polizia, che però non lo fermano. Mentre in macchina lui contatta Bacchus, che è l'infante di Frankie, il rappresentante Nosferatu, con cui ha un buon rapporto perché James gli ha fatto lanciare questa app di incontri, Tinder,
sponsorizzandola molto nel suo locale, quindi Bacchus gli deve dei favori. James lo aggiorna su tutto, sul fatto che lui è convinto che Yumiko sia collusa col Sabbat e sia un po' protetta dagli altri rappresentanti. E soprattutto che Avram gli ha offerto di diventare lui stesso rappresentante dei ministri per una questione di massima urgenza, quindi non c'era tempo di far scegliere i ministri il nuovo rappresentante perché quello vecchio è morto, per indire una caccia di sangue contro Rachel, di cui a cui serve fondamentalmente che tutti i ministri, che tutti i rappresentanti siano d'accordo. Bacchus capisce che questa cosa qua può essere utile per cambiare lo status quo. Perché se il ministero dovesse sapere che i rappresentanti hanno cercato di surclassarli e superare la loro scelta democratica, potrebbero staccarsi e questa pace momentanea fra i clan di Los Angeles potrebbe cadere come un castello di carte. Quindi Bacchus dice che farà il tutto possibile per far girare queste voci che James gli ha detto, ma poi dovrà stare un po' fuori dai radar perché si sta molto esponendo. Nel frattempo Lando porta Guglielmo a casa sua, a casa di Guglielmo a West Hollywood, per cambiarsi, visto che ha un buco nella camicia perché è stato impalettato. E Guglielmo gli chiede se gli serve un po' di tempo per andare da suo zio Giancarlo, che ha questo ristorante a Hollywood chiamato La Lupa Capitolina. Lando intanto... Beh, portano Justin impalettato, lo tengono impalettato nel rifugio di Guglielmo, che è abbastanza sicuro, anche perché non c'è più il fantasma che lo infestava. E Lando vorrebbe levarsi di mezzo la questione fra Siri e Thomas, quindi contatta Thomas, anche se capisce che c'è qualcuno con lui e intuisce chi può essere, ovvero Siri. Siri lo invita nel suo rifugio, che è una grossa villa a Beverly Hills, e Lando orchestra un piano, ovvero cercare di portare il bianco, che è questo Banu Hakim che stava dando la caccia a Rachel, nella villa di Siri a Beverly Hills. Guglielmo intanto va da Giancarlo, si finge mortale, ha questa scena molto familiare con lui, dove si fa vedere che va tutto bene, anche se lui sa che prima o poi Giancarlo morirà e invecchierà e lui no, a meno che non incontra il sole prima. E una volta fuori dal ristorante si accorge di essere stato pedinato proprio dal bianco, che gli dice fondamentalmente che lo stava seguendo da quando hanno impalettato il giovane vampiro che anche lui stava cercando come indizio e vuole farsi portare da lui. Guglielmo organizza una sorta di imboscata, lo porta a casa propria, facendogli vedere il corpo di Justin impalettato. E mentre il bianco sta per andare verso di lui per fare non si sa cosa, Guglielmo lo impaletta a tradimento e lo dissangua completamente, commettendo il peccato capitale di diablerie, assimilando la sua anima. Anche se l'anima del bianco sembra molto più forte di quello che sembrava, e quindi una parte del suo essere, della sua personalità, si fonde con quella di Guglielmo, che però ne prende anche un po' dei suoi poteri. Lando invece a questo punto cerca di contattare Guglielmo ma non riesce. Alla fine vorrebbe far andare Siri in un posto scelto da lui, ma Siri insiste di vederlo alla sua villa. Lando si trova costretto ad andare anche se la bestia non, gli continua a sussurrare nell'orecchio di non farsi trattare così. E infatti appena arriva nella villa di Siri a Beverly Hills, vede che c'è una festa fra influencer e ereditieri, giovani ereditieri, sfoga tutta la sua rabbia su una macchina distruggendola, per poi farsi accogliere da Siri nel suo rifugio, al secondo piano della villa, nella sua stanza privata. Siri gli spiega che le cose a Los Angeles non rimarranno più come erano prima e lo presenta a quello che pare essere il suo nuovo infante, ovvero Thomas. Si sta nutrendo di un ragazzo sul letto di Siri nel suo rifugio. Intanto, dall'altra parte di Los Angeles, verso Los Angeles Est, nell'Arts District, James sta
andando con la macchina recuperata dalla mafia al Sin Bin, dopo aver parlato con questo boss mafioso chiamato Zenka, che gli ha detto che in cambio degli esplosivi vuole che lui ripulisca una zona a Boyle Heights, la periferia di Los Angeles Est, dove è territorio della mafia italiana, ma ci sono anche altri spacciatori. Lui vuole che rimanga solo della mafia italiana per fondamentalmente avere un favore da riscuotere. E Jamie sa bene però che quella zona lì viene utilizzata come mercato nero dai vampiri che vogliono sacchi di sangue. Ci penserà dopo. Comunque recupera questa sedan con dentro una K-47, un esplosivo con innesco, e arriva all'indirizzo segnalato in un video di tortura di Magnus, che era l'ex fidanzato di Daniel, la sua Touchstone che vive con James. Dopo aver rassicurato James che sta dopo che James ha rassicurato Daniel che sta facendo il possibile per la loro sicurezza e di stare tranquillo a casa con la pistola e stare allerta e non chiudersi dentro nel caso vogliono far saltare in aria la casa, ci pensa lui, va in questo magazzino abbandonato nell'Arts District, dove grazie ai suoi occhi della bestia vede al buio e si accorge che Magnus è stato probabilmente abbracciato, si sta nutrendo, e nascosta poco più in là nota Eris, la sua sire. James allora capisce che l'unico modo per liberarsi da tutte queste chiavi e da tutte queste catene è far saltare in aria tutto, quindi mette un mattone sull'acceleratore della sedan, la fa partire con gli esplosivi e li fa scoppiare grazie all'innesco quando questa è dentro il magazzino, incenerendo tutto quello che c'era dentro. E fondamentalmente siamo rimasti così. Guglielmo che ha commesso diablerie sul bianco, Lando che è appena stato accolto nel rifugio di Siri, e James che ha fatto saltare in aria questo magazzino. Io ripartirei proprio da Lando. Lando, tu sei in questa villa di Beverly Hills, nel rifugio di Siri. Si è chiusa la porta dietro di te e vedi Thomas su questo letto che ha dissanguato un ragazzo. Cosa fai? Ovviamente sono abbastanza disgustato nel vedere questo mio nuovo fratellino. Avevo già rivolto le mie perplessità a Siri dicendo se è riuscito a rovinare qualcosa che poteva quantomeno diventare bello. E sempre in maniera molto scazzata la guardo e gli dico: allora, cos'è che volevi dirmi? Volevi soltanto mostrarmi questa cosa? Lei sembra molto seria. Thomas intanto si alza dal letto e dice a Siri: mi spiace, mi sa che ho perso il controllo come mi avevi detto. Siri con un gesto lo azzittisce, dice, come se non fosse importante, e ti fa: vedi Lando, le cose qua a Los Angeles stanno cambiando e nessun posto è veramente sicuro, neanche questa casa. Dobbiamo prepararci a un cambio dello status quo. Tu come fai a saperlo? Lei ti guarda, si avvicina e ti dice: perché anche tu lo sai, non è vero? No. Lei ti guarda un po' stranita e ti dice: pensavo che... Allora cosa ti ha detto Yumiko quando sei andato da lei? Mi ha semplicemente detto di entrare. Mi ha fatto una proposta molto semplice, quella di entrare nella sua galleria, di rimanere con lei, visto che si stava per abbattere una tempesta su Los Angeles. Lei annuisce e dice: beh, quindi lo sai. Perché dici che no? Perché non ho idea di che cosa sia questa tempesta di cui parlate. Lei abbassa il capo e dice:
Sai, l'anarchia, questa pace fra i quattro clan, tra poche notti o magari ancora prima sarà storia. E se vogliamo che il nostro clan non, qua a Los Angeles non lo diventi, dobbiamo adattarci. Si inizia a incamminarsi attorno alla sua grossa stanza e tu vedi che in questa stanza ci sono varie sculture di diverse epoche, e lei ti dice: anche la bellezza si adatta e noi dobbiamo adattarci come fa lei. C'è una cosa che non ti ho mai chiesto. So che con te ho fatto dei giochi che tu non hai apprezzato, ma ci tieni a me? Sì. Perché anch'io tengo a te e al nostro sangue. C'è solo un modo per salvarci se restiamo qui. L'unico posto veramente sicuro è il laboratorio di Yumiko. E non so se lei ti ha detto come poterci entrare. No, a me lo aveva offerto, semplicemente, perché a te cosa ha detto? Lei vuole qualcosa. Dovrebbe Cosa? avertelo detto, No, mi ha detto semplicemente che le cose stavano diventando, si stava preparando questa tempesta e che io, se avessi voluto, sarei potuto andare con lei. lei non è disposta a rimanere chiusa così tanto tempo. O senza certezze, senza una fonte di ispirazione. E lei vorrà il tuo amico impalettato, quel Malkavian che ti porti dietro. Thomas intanto vi guarda come se non capisse quello che sta succedendo, ma rimane un po' in silenzio perché si sente un po' di troppo. Cosa dici? Sento per la prima volta. Aspetta che stai andando e venendo. E infatti, dico, è strano, io questa cosa la sento per la prima volta che volevi l'impalettamento di Guglielmo. Non so cos'è che ti abbia detto lei, ma Te lo ripeto, mi ha detto semplicemente di entrare con lei e basta. io ci ho parlato con lei, non è disposta a far entrare me. Filippo, io sto cercando di farle capire che in realtà Yumiko tiene più a me, visto che mi ha detto di entrare da lei Che a e lei. io ho rifiutato. Invece a lei ha chiesto di svolgere un compito, anche se non è assolutamente vero. Ok, allora, mi sa che vuoi tipo farle vacillare le sue convinzioni. Quindi Tantissimo. fai manipulation più subterfuge. E lei invece tira Però insight. un attimo, io avevo l'ossessione per Siri come clan compassion. Va bene, beh, sarebbe che qualunque cosa che fai che ti allontana da lei, cioè se tu non sei con lei hai meno due per tutta la scena, però, cioè, nel senso mi sa che non hai molto modo di allontanarti. Quindi sono 5 dadi e 3 Cioè, di tipo, se tu fame. volessi scappare via, avresti meno due perché stai scappando dalla tua ossessione. Ok. Posso usare qualche cosa per aumentare il tutto, tipo il bell'aspetto, Ah, qualcosa? beh, bell'aspetto senz'altro, quindi hai 6 dadi. Perché Manipulation 2, Subterfuge 2, bell'aspetto 2, giusto? Sì. Ok. Quindi hai 6 dadi. Con fame 3, la difficoltà è 3. 4 successi. Ok, perfetto. Allora, vedi che lei questa cosa qua l'ha colpita profondamente. E
E allora assottiglia gli occhi e ti dice: come mai non hai accettato la sua proposta? Perché ho altre cose da sbrigare. Vedi che lei ci rimane veramente male? Faccio proprio l'influencer dicendo: pensi che i miei follower vogliano, se, mi seguano per la moda, mi seguono per la bellezza, per l'arte, per il lusso. Intanto tiro fuori il telefono, faccio qualche foto alla stanza. Lei lo lascia fare anche se c'è un cadavere in mezzo e No, no, ma dice sì, senza prenderlo. a dettagli inutili tipo la lampada, queste cose qui, cioè non è che voglio fotografare il cadavere o qualcosa di compromettente. E lei ti dice: non ci sarà alcuna bellezza se non. Non avrai più nessuna bellezza da guardare se non ti salvi. Forse stai sottovalutando il pericolo a cui stiamo andando incontro. Non è che lo sottovaluto, ignoro completamente il pericolo, visto che nessuno mi ha detto niente. Vi tenete tutti i vostri segreti. Come posso fidarmi di voi quando non siete aperti con me? Lei vedi che è molto turbata e scuote il capo e dice: non posso credere che lei abbia chiesto di stare con lei. Forse per lei tu sei una fonte di ispirazione più di quanto sono io. Sono parole tue. Forse. Non E so, usa forse. rigirò il coltello nella piaga dicendo: certo, sarebbe stato più facile dire a me, che sono io, di impalettare una persona a me vicina che l'abbia chiesto a te. Mi sembra anche a me molto strano. Lei ci pensa un po' e ti dice: perdonami, è che. Guarda. Come ti ho detto, io ci tengo molto a te e se faccio quello che sto, fac che sto facendo è soltanto per salvaguardare il nostro clan e la nostra progenie. Quindi spero che non te la prenderai. Del resto, per Yumiko, da quello che mi hai detto, sei una grande fonte di ispirazione. Immagino che se ci sei tu, ci lascerà stare. Fai giusto in tempo a vedere che lei estrae un paletto di legno molto, molto raffinato con delle incisioni e in un batter d'occhio ti ha addosso, proprio come se fosse un fulmine. Posso usare anch'io riflessi rapidi per tirare fuori il paletto e provare a impalettarla? Lo Lei ce l'ha più, cioè, lei ha celerità molto, molto più alta di te. so, ci ho provato. Allora, però immagino che tu possa. Cioè, dimmi tu cosa fai. Lei ti si è blinkata davanti come una saetta e sta per impalettarti. Cosa fai tu? E visto che ho il paletto, cerco di impalettarla anch'io. Ho una perplessità, scusami Filippo se mi intrometto. Tecnicamente, se usa anche lui il Ma lui blink. non ha blink, lui ha rapid reflexes. Infatti ce l'ho uno. Lui ha uno, lei ce l'ha almeno tre. Ah, Proprio ok, no, dico, perché ciao. se no, perché sennò dicevo, cazzo, a sto punto ci stava una prova contrastata. No, no, Rapid Reflexes è può fare un'azione in più oppure schivare i proiettili, ma lei è proprio Blink, che proprio è come una saetta Sì, gli. Cioè, bam, proprio Lando, ho provato, ci ho provato. da. Vai, vai, forza Lando. Vedendo questa cosa qua che sicuramente vuole impalettarmi, provo a fare in un atto disperato, sapendo che lei punterà il mio cuore, io cerco di puntare al suo, sperando che lei si impaletti su di me, cioè il Sì, massimo che certo, cioè sperare che. Ok, allora, è una prova contrapposta a questo punto. Allora, tu devi fare melee più strength. Anche lei ha melee più strength, però grazie al blink c'ha tipo almeno tutti i dadi di celerity in più. Quindi lei tira fondamentalmente 7 dadi. perfetto. Ora ti dico quanto devi fare tu, magari fa tutti 0. Lei ha fatto 4, devi fare 4.
quindi mi devo pompare perché tirando tre dadi. E sì, allora se ti aumenti forza almeno speri di... Scusa, a meno che non mi conti anche Celery come riflesso rapido. No, perché fondamentalmente il suo è talmente più del tuo che non ti dà nessun tipo di edge. Ok. Cioè un conto cioè, se hai riflessi rapidi su uno che uno che non ha Celerity o un mortale. Ma per una roba così fulminea non ti dà alcun tipo di vantaggio. L'unica cosa su cui potevo usare Celery era tipo nell'estrarre il paletto. Sì, no, cioè lei è proprio come se fosse un fulmine che ti si para davanti e ti impaletta, quindi se anche riesci a starlo più veloce è annullato dal suo. Però se vuoi puoi aumentarti strength. Sì, per forza. Ok, tira un dado 1-0 per vedere se... Ok, certo. Ti aumenta la fame che va a 4, attenzione. Cazzo. Allora, intanto aspetta che Siri... No, molto bene. Ok, a questo punto tira 4 perché tu hai 3 di forza e 1 di melee. Hai il paletto che hai estratto. Sì. Tira 4 con 4. Tutto fame, quindi non puoi neanche usare willpower. Quindi tiro 4 dadi? 4-4. 4-4. Aia. Ok, allora, lei ti infligge 2 danni. Sì. Vedi che il paletto ti entra dentro, ma non è ancora abbastanza profondo per toccarti il cuore. Thomas intanto si alza e tipo inizia a dire, che cosa state facendo? Tu cosa fai? Allora, visto che comunque lui era tutto intrippato, gli è passato l'innamoramento? Sì. A lui è morto ed è risorto come vampiro, quindi sì. Cazzo. Però è lì, cioè nel senso... Sì, cioè lo guardo dritto negli occhi dicendogli tipo salvami. Ok. Allora, tu stai facendo presence a che... Entrancement? Sì. Ok, è un rouse check. Quindi come al solito, visto che il combattimento usa la regola del 3, quindi al terzo round chi ha fatto più successi vince la posta. Quindi tiro sempre a 3, posso aggiungere qualcosa? No, lanci 1-0 perché intanto è un house check. Vediamo se ti aumenta la fame. Se la fame, sì. La fame 5, attenzione. Ok, quindi lo usi. A questo punto tiri carisma più presence a difficoltà 3. Quindi tiri carisma che è 4 più presence che è 7 dadi con 5 di fame. Ovviamente farcela ce la fai, però magari fai di robe brutte. Faremo la strage. No, ok, tutto bene. Allora, vedi che lui è come se si risvegliasse quella sorta di innamoramento che provavi, che provava verso di te. Mm-hmm. Tu cosa gli urli? Salvami. Lui, vedi che Siri è molto impegnata a cercare di ficcarti il paletto contro, quindi non riesce a stare attenta anche a Thomas. Thomas si getta verso di lei dicendo no, ferma, così lo uccidi. E tu capisci che probabilmente non le hanno ancora spiegato bene che cosa succede se si viene impalettato. Allora, tu non puoi contrattaccare contro di lei. Puoi al massimo cercare di dimenarti per evitare che lei ti impaletti. Hai un più uno perché lui ti sta aiutando. Ok. Neanche cercare di fare una prova contrapposta di forza. No, perché gli hai usato tipo i poteri a lui. Cioè il tuo turno era quello, ora puoi difenderti e basta. Quindi tiro su. Allora, lei cerca di mettertelo sempre più in profondità verso il cuore, quindi tirerà sempre forza più melee, anche se non ha più il bonus di Celerity. Tu vuoi fondamentalmente cercare di cacciarla via, quindi sì. Immagino che sia forza più brawl.
Ok, la, tua forza, la tua forza è sempre più uno perché è per tutta la scena. Lei ha solo, ha solo 4 dadi, eh. Attenzione che li tiro prima io, così vedi quanto è. E ricordati che tu hai anche più uno per via di Thomas. Lei ha fatto 1, quindi basta che fai un 1 per liberarti da lei. Quindi io brawl ho 0, quindi non lo sommo. Forza hai 3 più 1, 4. Hai 4, 4 con fame 5, quindi 4-4 fondamentalmente. E questo è il secondo round. Ok. Ok, allora Thomas si getta su di lei e in due fondamentalmente riuscite a... a staccarla. Tu hai ancora il paletto che è piantato dentro il petto, ma vedi che non è ancora... Non ti ha ancora toccato il cuore. Cosa fai? Lo sfilo. Ok. Lei si getta verso di te per cercare invece di evitare che tu lo sfili, anche se Thomas si mette in mezzo. Quindi tu per sfilarlo è una prova di contrapposta forza più athletics, mentre lei cercherà sempre di fare forza più brawl. Tu hai più uno, però sempre per Thomas, che, sono 6 dadi. Che ti sta aiutando. Lei, vedi che gli vengono fuori i canini e sembra molto più ferina e agguerrita. Senti che in qualche modo ha usato il suo sangue per aumentare la sua prestanza. Lei tira 5 dadi. Ha fatto un successo solo, quindi basta che ne fai uno e il combattimento è finito. Ok. Perfetto, hai staccato il paletto e lei cade a terra indietro. Ok, gli salto addosso, la impaletto. Ok, a questo punto... allora, in teoria tu hai vinto il conflitto, niente, l'hai impalettata. Lei cade a terra in ginocchio con i canini fuori... con l'aiuto di Thomas tu ti getti contro di lei e le ficchi il paletto, il suo stesso paletto. Ah no, il tuo, quello che avevi tu in realtà. No, è quello che è il suo, perché te lo sei, perché te lo sei tolto. Il tuo paletto è ancora sporco di vite, pac, la impaletti e diventa rigida. E lascerei qua un attimo in sospeso e passerei a Guglielmo. Guglielmo, tu sei fondamentalmente in casa tua. Sì, davanti al mucchietto di cenere che è il bianco. Al mucchietto di cenere che è il bianco e davanti a Justin. È impalettato. Esatto. Tu inizi ad avere dei grandissimi giramenti di testa, tanto che devi proprio sederti. Inizi ad avere i tuoi ricordi iniziano a mescolarsi. Tira Resolve più Composure a difficoltà 2. Tra l'altro, prima di tirare, tu hai umanità 4, quindi dimmi un altro tratto mostruoso che rimane sempre visibile. Tu avevi detto che c'erano le unghie sempre fuori, sempre appuntite, e un altro tratto mostruoso che si vede sempre. Direi leggermente i canini. Ok, i canini un po' più lunghi, sempre un po' più lunghi, anche quando diventi, quando cerchi di passare per umano. Ok, allora tira il sappio composo di difficoltà 2 con fame 0 perché... Già sì. Ok. Allora, tu in qualche modo capisci che quei ricordi che stai vedendo sono frammenti della memoria del bianco a cui puoi accedere. Puoi fare una sorta di domanda ai suoi ricordi. Che cosa vuoi sapere? Voglio sapere cosa ha scoperto fino a questo punto il bianco su dove Rachel. Cioè, faccio la domanda precisa è quali sono i arco giù, adesso mi viene la parola mi sfugge la parola descrivilo. Oddio, cavolo, e proprio il bianco ha indagato, no? Sì, per indagando forza, perché vi ha beccato esatto, voi, quindi. Esatto, indagando avrà trovato degli indizi, delle tracce? Veniva. Indizi, ok, che indizi ha trovato il bianco? Esatto, voglio vedere quali indizi ha trovato. Ok, allora tu, mentre questi giramenti di testa ti accasci un attimo, vedi tutto un po' in bianco e nero,
e vedi però dal tuo punto di cioè come se tu fossi lui dal suo punto di vista, e tutto attorno a questa visuale ci sono una sorta di ombre, cioè che fai fatica a vedere in questi ricordi, però ci vedi abbastanza bene. Sei in una sorta di capannone industriale pieno di macchinari, e legato a una sedia c'è una ragazza che continua a farfugliare, continua a dire il buio, e ovviamente queste parole non ti suonano strane. Sì. E lui inizia a prenderle le braccia di questa, le braccia molto pallide di questa ragazza, con le unghie le taglia le vene e inizia a leccarla molto, molto poco, e senti la sua stessa voce che dice tu sei una infante di Brutus, dove ti ha abbracciata. E lei continua a dire in un posto buio, non so dirti di più, ho solo molta fame. Lui dice mi dispiace ma non puoi andare in giro per la notte, e con un colpo secco vedi che gli afferra la testa, gliela stacca dal corpo, e il corpo si incenerisce. Questo è quello che vedi. Ok. Dopo che vedo questo, ho ancora mal di testa per caso? No, ti è passato. Cioè, dopo queste visioni... Okay. Esatto. Allora, mi alzo lentamente da terra, recupero il mio basso, lo attacco alle casse, mm-hmm. all'amplificatore, e incomincio a suonare. Sì. Faccio un assolo di basso, e quando arrivo al momento più intenso attivo premonition, mm-hmm. e pensando a Brutus. Ok, quindi vuoi cioè vuoi fondamentalmente usarlo ancora più in profondità. Oh, sì, assolutamente. Ok, allora quindi devi usare un rouse check perché lo stai usando in modo attivo. Mi aumenta fame. Ok, quindi ti va a 1 e tiri resolve più auspex, quindi 4 dadi con 1 di fame. Difficoltà, oddio, aspetta a tirare che magari vuoi alzartela. Hai già tirato? Ne ho già tirato perché pensavo... Allora, la difficoltà è 3, però se vuoi puoi usare willpower, solo se usi willpower vai ancora in depressione. Se no puoi fare un rouse check, ti aumenti di 1 resolve, sperare che hai un 50-50 di farcela. No, uso willpower. Ok, quindi d'ora in poi hai sempre meno 1 ai sociali e ai mentali, perché tutto quello che ti è successo e magari anche la consapevolezza di quello che stai diventando inizia a prendere il sopravvento. Ok, quindi ti ritiri 2 dadi, giusto? 2-0, esatto, perché ritiri quei 2 lì. Ok, 4 hai fatto. Qua. Allora, tu mentre inizi a suonare è come se davanti a te si vedesse il videoclip della canzone. Che canzone, di che genere è? Allora, adesso questo non so se poi lo vuoi tagliare. Hai presente che è Davy 504? No. È un youtuber abbastanza famoso che suona il basso. Mm-hmm. Ha fatto un video che si chiama Crazy Fast Slap Bass Solo, che è incredibile. E tipo suonavo quella, però. Ok, quindi suoni questo assolo di basso. Fondamentalmente, ma di che genere vagamente può essere? Simile rock, credo. Okay. Funk rock. Ok, perfetto. Quindi quello che tu vedi è come se fosse il videoclip di quella canzone mentre tu stai continuando a suonare.
e vedi con queste immagini molto molto laccate, molto con colori molto intensi, vedi in un parcheggio con delle auto un po' anni 80, lo stesso uomo di colore che avevi visto nel parcheggio di Brentwood a casa di Ashley, seduto sul cofano di una Cadillac rossa, e si sta baciando con Rachel. Inoltre, okay, tu riconosci sullo sfondo il palazzo di Ashley a Brentwood. Se mi guardo intorno, c'è modo di capire se questa notte, se è una notte, cioè riesco a capire in che periodo sto guardando, cioè in che momento Non capisci se quello che guardi è metaforico, davvero successo, o si sta verificando ora, ma un po' di queste robe è come se fossero indizi anche di cosa sta succedendo adesso. Tu le tue visioni non le prendi mai alla lettera, hai imparato. Però ci sono alcuni indizi di robe che stanno succedendo in questo momento. Ok. Vedo altro? Non vedo nient'altro? Questo vedi. Ok, quando piano piano rallento sempre più... Rallento a suonare finché mi fermo del tutto... prendo il telefono, mm-hmm, e chiamo Ashley. Lei ti risponde e ti dice: mi stavo un po' preoccupando, va tutto bene? Non so se dire che va tutto bene, sono successe un po' di cose da quando ci siamo lasciati. Comunque, fammi un favore. Fuori dalla tua finestra, vedi per caso se c'è una Cadillac rossa? Poi ti spiego. Una Cadillac? Lei rossa. Vedi che si inizia a muoversi, scosta. Senza, se devi guardare, fai in modo che di non essere vista. E scosta le tende, dice: nel parcheggio non c'è nessuno adesso. Saranno tipo le 2 di notte in questo momento. Ci sono delle macchine parcheggiate, ma non c'è nessuno. Una Cadillac l'avrei notata. Ok. Perché me lo stai chiedendo? Sì. Hai visto qualcosa? Sì. Ho visto che vicino a casa tua c'è una. Dovrebbe esserci qualcuno dispiacevole con una Cadillac rossa. Ora. Piuttosto ho visto che siete tu e il tuo amico siete corsi via sgommando. Non ho visto che cosa era successo, ma ho visto la vostra macchina che si allontanava in fretta e furia. Che cazzo è successo? Facciamo così. Io ora mi riorganizzo un attimo e vedo di venir lì. Va bene. E metto giù. Vai lì, tra l'altro? Scrivo James. Scrivo: James, abbiamo un problema. Ok. Riesce a andare a casa mia? Punto di domanda. James, tu sei senza macchina davanti a questo incendio del... nell'Art District. Sì, e ricevi questo messaggio. Praticamente io con in mano la K47, dottor. O meglio, io pensavo perché io pensavo che di solito li danno, presente quei valigioni in plastica, sì, magari è un borsone, sì, quei valigioni di plastica con i tipo tipo i cuscinetti all'interno dove di solito vengono disposte le armi, tipo una roba, sì. Una roba di questo tipo. Io ho praticamente sto valigiotto in mano e
ovviamente la prima cosa dopo il grande boom, allontanarmi dall'esplosione. Va di molto, mi metterò in qualche parte e nel mentre ovviamente immagino mi arriverà sto benedetto messaggio. Gli manderò, allora praticamente rispondo velocemente con un messaggio molto breve del tipo ho finito quello che devo fare, dammi ancora un po' di pazienza e sono da te. Detto questo, una volta mandato il messaggio, quando sono allontanato, chiamerò praticamente dei miei contatti, dei miei, chiamiamoli sgherri, e gli dico di venirmi a prelevare in un punto specifico e riportarmi a Simbin, dove riprenderò la mia auto. La tua macchina. Sì. Ok, quindi tu stai aspettando che arrivino i tuoi scagnozzi dal Simbin. Ovviamente la loro vettura lì, certo, alla district, magari un po' lontano dove c'è l'incendio, visto che allora mi faccio un bel po' a piedi e soprattutto non sto mai fermo come un coglione ad aspettare, sono sempre in movimento e sono molto quanto più possibile lontano dall'incidente, soprattutto non mi sposto in maniera troppo plateale o visibile, cerco di stare quanto di sfruttare praticamente quanto più conosco di quest'area della città per stare più appartato e insomma possibile per non attirare l'attenzione. Comunque sì, continua. In lontananza senti delle sirene, probabilmente sono i vigili del fuoco che stanno arrivando o con la polizia. Tu ormai sei, ce li hai abbastanza lontano, cioè sento le sirene magari. Sì, ti stai incamminando in questi vicoli con questi capannoni dismessi e le fiamme illuminano il cielo alle tue spalle, anche se ormai sei a qualche block di distanza o ti stai avvicinando al luogo in cui hai detto di farti prelevare, che è un po' più lontano, immagino. Certo, sì, sicuro. Dalle ombre esce una figura che ti assale dicendo è troppo buio. È come se fosse comparsa dal nulla. Cosa fai? A sto punto che cazzo devo fare? Mollo il valigione della cappa e gli apro la gola con gli artigli, me li faccio spuntare. Sì, perché tu hai armi e ferine. Sì. Quindi fai venire fuori questi artigli, armi e ferine che non avevo ancora visto. Fondamentalmente ti richiede un rouse check per farle uscire. Assolutamente. Anche se ti escono automaticamente, non devi poi tirare. Ti danno più 2 a brawl e fanno danni aggravati ai mortali e superficiali normali, non dimezzati ai vampiri. Esattamente. Quindi devi fare un rouse check semplicemente per tirarli fuori. Hai fatto. È punto esclamativo. Hai fatto slash. Zio paperone. Ok, quindi ti aumenta di 1 la fame. Vado un par a 3, mi pare. Sì, vai a 3. Ok, tiri fuori questi artigli, quindi fai giusto in tempo a vedere questo tizio che ti sta col cappuccio sempre, che ti sta salendo con un paletto rudimentale. Praticamente io mollo la valigia. La valigia e cerchi di... Okay. Perché aprire la valigia e tirare fuori la cappa e sparare ci metterei troppo tempo. Ed è anche meno efficace degli artigli, tipo. Farei prima mollare un attimo la valigia e a fare... Sì, cioè la molli, tiri fuori gli artigli, cerchi di tagliargli la... Che cosa? La gola? Sì, devi squarciargli la gola, il petto, insomma... Ok, tiri 8 dadi, perché è strength più brawl più 2 per gli artigli. Sì. Tiri 8 dadi contro i suoi che sono... Aspetta che tiro... Tra l'altro mi pare che fanno due danni auto, faccio tipo due danni automatici sempre. Aspetta, occhi
un attimo ti solo. Aumenta di due, ti aumenta di due brawl, però i brawl contano come armi, cioè come essere, di disarmato. Perché no, io te lo dico perché mi sai che io li ho sempre considerati meno. Mi pare, aspetta che guardo che ho il codo. No, ottiene più due danni, danni in rissa significa che, almeno per come è come nel nuovo mondo di Tenebra, cosa vuol dire? Ah, vuol dire... i danni, ok, è vero. Cioè tu non mi aggiungi più danni. Avevo solo, non avevo letto damage, quindi tu tiri normale, quindi sei dadi, poi però faccio... se gli fai i successi che fai più due ai successi che hai fatto. Sì, esatto, di danni. Sì. Allora lui tira 4 dadi, ha fatto 1, quindi ha fatto un successo solo. Tutti quelli che fai oltre l'1 contano come danni. Ok. Quindi 3 danni gli hai fatto. Non posso neanche ritirare, tra l'altro. No, puoi ritirare uno, però non so se ti conviene. No, non vale la pena. Gli tiri questa artigliata, non gli tagli la gola come volevi, ma gli squarci maglietta e petto, e vedi che sono molto profondi però i tuoi artigli. Lui sì. gli vola via il paletto e ora inizia a dire ho fame... ti prego, ho così fame, e estrae gli artigli e vuole saltarti addosso per bere da te. Cosa fai? Allora, assolutamente. Faccio un gioco di leve, nel senso sfrutto la sua carica per praticamente avvinghiarmi a lui e... praticamente scavagli via la gola con i miei artigli. Okay. È letteralmente una cosa quasi serpentina. È come se li sgusci di fianco e sì, è un po' come ho fatto con come un serpente. Sì, un po' come, esatto, un po' come ho fatto con Avram, solo che mentre Avram simulavo l'ho schivata da torero, cioè proprio lo schivavo, qui letteralmente è come se sembra che lo accolgo, ma in realtà è semplicemente come se si impari sui tuoi artigli, tipo. Sì, tendenzialmente sì. Tu noti che lui in qualche modo diventa molto più anche lui animalesco, come se avesse usato anche lui dei poteri bestiali, e quindi tira 5 dadi. Ha fatto 2 successi, quindi te ne bastano 2. Come al solito tu tiri 6 dadi. Allora, io vorrei... Per adesso stai vincendo di 3. Vorrei fare un rouse check. Sì. Per potenziarmi anche io, rischio. La forza? Sì, ok. Ti rimane per tutto il round, tra l'altro. Ok, quindi hai forza 4 più sì. Brawl 3, hai 7 dadi. Tutti sì. Quelli che fai sopra il 2 contano come successi, poi hai più 2 per gli artigli. Allora, quindi... quindi devo tirare 7 dadi. 3. Ok, hai fatto tipo 4 successi, giusto? Sì. Perché sono 4 2. Meno 2, 2 più 2, 4, quindi sei a 7. Lui fondamentalmente, tu gli hai corso contro di te per... attaccarti sì. al collo, ma tu gli hai messo gli artigli dove va lui, e gli artigli gli si conficcano in gola. Sì, vedi che lui inizia a vomitare un po' di vite in faccia, cioè ti arrivano questi schizzi di vite in faccia, e quando si toglie lui cade in ginocchio e inizia, vuole parlare ma gorgoglia solo. Non è in torpore, non è morto, ma non ha praticamente più forze di fare niente, ed è lì alla tua mercé. Tirami wits più awareness, difficoltà 2. Quindi wits più awareness, mi pare che ho 5 dadi, però controllo. Wits più awareness, no, non ho 5 dadi. ne hai due con fame 2, quindi... Che lol, no, con fame 3 addirittura. Sì, quindi 2-2, quindi... Difficoltà 2, ce la puoi fare. Che lol. Però vabbè. No, peccato. Ti accorgi che c'è qualcosa che si muove nei capannoni, ma non sapresti dire dove o che cosa.
E hai questo tipo che si sta tenendo l'emorragia al collo e vorrebbe curarsi, ma non sa neanche lui bene come. Ma no, non sta Sì. facendo niente, è lì a quattro zampe. C'è Allora. questo capannone dietro di te con tipo, sai, tipo come cazzo si chiamano? Le recinzioni, quelle fatte a X. Sì. Quelle fatte tutte. Solo che c'è un grossissimo. È tipo mezza distrutta. Ci sono vari buchi dentro. Al di là c'è un piccolo parcheggio e dei capannoni neri. Hai avuto la netta sensazione che c'è qualcosa che si muove lì, ma non sapresti dire che cosa, chi, quanti e dove. Praticamente io faccio una cosa del genere. Io faccio una cosa del genere, una cosa che in realtà non ho mai esternato né a te né agli altri giocatori, però la esterno adesso. Praticamente, il fatto è questo: mi dilego dalla situazione, ma prima di dileguarmi faccio due cose. Prendo il paletto rudimentale che lui ha fatto cadere. Sì, è lì per terra. E impaletto il Sì, vampiro. lui è praticamente alla tua mercé, quindi si lascia impalettare tranquillamente. Poi, velocemente prendo un fogliettino di carta. Prendo un fogliettino di carta. Cerco di ricordarmi il simbolo del sabato. Ovviamente non lo disegnerò giusto perché l'avrò visto due volte. Beh, oddio, l'hai visto anche tantissimo da Yumiko, quindi siccome, cioè, lo sai Ok, bene, sostanzialmente disegno un simbolo del Sabbat su questo fogliettino di carta e gli scrivo dobbiamo parlare. E una volta fatto, ma proprio uno schizzetto, proprio Sì. veloce, poi gli infilo il bigliettino in tasca, in una tasca dove sono sicuro che il sangue non andrà, quindi sostanzialmente non vanifica il mio sforzo. Prendo la valigia e vado all'appuntamento. Quindi corri verso il punto dove ti dovrebbe Questo prendere, sì. perché? Perché io in realtà, ragazzi, sto cercando tutta questa cosa del casino, del caos, è per attirare l'attenzione del Sabbat. Cioè, io letteralmente mi sto automaticamente. Se davvero questo fantomatico Sabbat è in città, io ci voglio parlare perché voglio. Per X ragioni che non sto lì a dire, voglio che si vedranno in game, però sostanzialmente io è come se mi stessi disegnando un cerchio sopra la testa o puntando un faro e sono qui, venite a parlare con me. Ok, chiaro. Questo è il succo, questa è una cosa che non è che ho tenuto nascosto, volevo vedere se il gioco si evolveva a tal punto che mi portava su sta strada, ma siccome dopo quello che è successo l'ultima sessione penso proprio di sì. L'ho voluto rivelare, poi vedremo cosa. Ok. Non so neanche io cosa ne verrà Quindi gli hai fuori. lasciato questo bigliettino in tasca, Sì, fondamentalmente. più che altro è. Io in realtà sto giocando d'azzardo, non sono nemmeno sicuro se questo qui fa parte del fantomatico Sabbat oppure chi mi sta spiando. Cioè, io in realtà sto molto giocando d'azzardo. Spero che però, visto che oramai non è che ho molto da perdere, visto i casini che ho creato, diciamo che sono lì. Niente, questo è quanto. Ok, Lando, tu sei con Thomas, che cioè, è completamente perso da te, davanti al corpo in rigor mortis di Siri nel suo rifugio. Cosa fai? Allora, visto che mi sento Brad Pitt, Thomas, ho un cazzo di paletto, cioè ho un cazzo di buco nel cuore, quindi visto che lui ha detto no, così lo uccidi, mi fingo palesemente un essere umano che ha ricevuto una brutta ferita. Oddio, immagini che però lui sappia, cioè visto quello che è successo, eccetera. Cioè, tu hai ricevuto un'impalettatura nel cuore, che va bene che non era profonda, ma un qualunque essere umano avrebbe subito uno shock molto pesante. Ok, Poi è un po' allora troppo anche per lui, anche se è stupido. mettiamolo in un altro modo. Comunque mi faccio passare per vittima, così almeno
Tanto è comunque innamorato di te, qualunque cosa gli dici ti dà ragione per questa scena. Tra l'altro ti passa più l'ossessione. La fame della Madonna. Cosa? Ti passa l'ossessione. Ah. Lo guardo e gli dico, Thomas, la cosa fondamentale è che adesso tu devi fidarti di me. Tra l'altro, quanto è passato nel combattimento che c'è stato? Quanto è passato? Sì. Ma è durato tipo 30 secondi. Gli faccio un cloud memory. Ah, ok. Sto pensando alla tua voce. Se gli fai un cloud memory, gli dimentichi anche che è innamorato di te. Ok, no, lasciamolo stare. Lui è lì che continua, guarda Siri, guarda te e dice, ma lei... L'abbiamo uccisa? Allora. È una cosa molto complicata, Thomas. Adesso la cosa più importante è salvaguardare te. Perché io sono venuto perché avevo dei piani con te, mi immaginavo un futuro insieme che sarebbe stato molto difficile da costruire, però un motivo per cui sono venuto subito sapendo che eri qui da lei è stato proprio per evitare sofferenze e purtroppo non ho fatto abbastanza in fretta. Lui vedi che è completamente spaesato e ti dice... Lei mi aveva promesso di farmi entrare in una società ancora più esclusiva dei top 10 account di Instagram, ma non mi ha spiegato molto, ha solo... mi ha reso così come sono adesso, non sento più il mio cuore, mi ha spiegato che devo nutrirmi di sangue, ma non so molto altro. Tu puoi insegnarmelo? Sì, io te lo posso insegnare. So queste sensazioni perché ci sono passato anch'io. Gli descrivo alcune cose del tipo ti senti adesso sicuramente ti senti spesato, hai bevuto sangue da quella persona, non ti sei saputo controllare. Gli do giusto qualche piccolo accenno in modo da tranquillizzarlo per quanto si possa tranquillizzare una persona dicendogli che adesso è un vampiro. Non nomino mai la cosa vampiro, però. Lui ti dice, va bene, Siri continuava a dire anche che eravamo in pericolo e dovevo aiutarti a fare quello che voleva per salvarci. Ha a che fare con quello che vi stretti prima? Sì, ha a che fare con quello, però... fidati, devi fidarti di me in questo momento che è la cosa fondamentale. Non ho nessun altro da acquistare, non vorrei stare da nessun'altra parte. Trice, sorridendo in modo inquietante. In questo momento lo abbraccio e gli do un bacio sulla fronte e gli dico, sappi che sei in ottime mani, ora ascoltami, cerca di ignorare. Hai fame in questo momento? Lui dice, per la prima volta da che sono così non ce l'ho. Molto bene. Ma sta durando molto poco. Sì, ascoltami molto attentamente. Ora ti do un compito di estrema importanza. Appena tu dici fame, ti rendi conto che tu la senti in ogni fibra del tuo corpo invece. Sì, ma assolutamente, ma in questo momento è la bestia che sta parlando. E inoltre, quando tu istintivamente guardi Siri col paletto, vedi un rivolo di vite che gli sgorga dal petto. Ma infatti quello è il secondo step, è che non volevo farlo davanti ai suoi occhi. Ok, allora non ti faccio neanche tirare frenesia perché... No, ma cioè, stai scherzando. Cioè, dici, beh. Sto cercando di levarmelo dei coglioni, poi me la bevo fino all'ultimo goccio, ma stai scherzando, cioè. Era l'obiettivo fin dall'inizio. Comunque, gli do il compito di levarsi un attimo dalle palle,
con la scusa di adesso abbiamo bisogno tu di vestiti e di una macchina che troverai sicuramente nel box, ne prendiamo una di Siri ovviamente, per andare via di qua. Sì, lui vedi che come se sapesse perfettamente come muoversi lì, prende da una ciotola d'argento delle chiavi di una macchina e dice: avevo notato che c'erano queste qua. Ok, allora non possiamo uscire tutte e due in contemporanea da questa stanza, comincia ad andare avanti e aspettami giù nel box, tanto anche io so la strada, giusto? Del box, sì. Sì, per andare fino lì. Sì, fondamentalmente c'è, anzi, il box è comunicante con la villa, cioè okay. Scendi dalle scale, c'è una porta che dà sul box, lo si apre e da lì esce la macchina che ha. Mi raccomando, non parlare con nessuno, non fermarti per nessuna ragione e vai al box e aspettami lì. Io arrivo subito. Va bene, ti aspetto lì. E apre la porta, rivestita da questi cuscini di velluto, e se la chiude alle spalle. Sei da solo con lei. Mi giro, mi avvicino piuttosto rigido a Siri, mi faccio una carezza sulla fronte e gli dico: lo so che è un po' presto per crogiolarmi, ma le spoglie ai vincitori e la zanno tantissimo. Tu senti la sua vite che ti penetra dentro fino a saziare la tua fame e non riesci a fermarti, o forse non vuoi fermarti? Mi voglio assolutamente fermare, me la bevo fino all'osso questa. E a un certo punto vedi che senti che non c'è più sangue, ma se continui a ingerirla, la sua anima o qualcosa di simile sta entrando dentro di te. Quindi stai compiendo di nuovo un altro che compie il peccato supremo di Diablerì. Sono io l'unico buono che non l'unico buono l'unico... che non... devo fare qualche tiro, devo fare qualcosa. Sì, allora lei è impalettata, quindi fondamentalmente lo fai e basta. Però per vedere come va, devi tirare. Ah, intanto perdi un punto di umanità secco. È l'unico modo in cui la perdi secca. Quindi vai a 1, 2, 3, 4, 5, 6, che è ancora alta, tutto sommato. Ora devi fare un tiro contrastato di la tua umanità nuova, quindi 6 dadi, più la tua blood potency, quindi tu hai 7 dadi, contro resolve e blood potency avversaria, quindi io ne tiro 6. Quindi tu ne tiri 7, io 6, ovviamente senza fame, senza niente. Lei ha fatto 6 successi, ha fatto. Ah, tra l'altro la fame ti va via tutta, quindi vai a 0 fame. Ci posso aggiungere qualcosa? No, ed è purtroppo è secco, non ci puoi neanche spendere willpower. Merda. Ciao. 4, quindi ti ha battuto di 2. Quindi, la sua anima è più forte della tua. Perdi un punto di umanità extra per ogni successo che hai fatto per fallire, quindi perdi altri 2 punti umanità. Vai a 5. A 5 inizia a venire fuori una cosa mostruosa in Lando che non puoi togliere. Che cos'è? Allora, Guglielmo aveva preso le unghie, forse. Unghie e i canini sempre un po' fuori. Sì, esatto, sempre in vista. Per non essere ripetitivo, qualcosa di... non lo so, i tratti del viso che magari diventano più spigolosi. Sì. Può essere. Sì, sì, o che hai in qualche modo, per quanto sembri sempre molto bello per i tuoi tratti, è una bellezza però inquetante. Sì, perfetto. Che in qualche modo, se uno ti guarda, ti lascia comunque una bellezza da serial killer. Stavo per dirlo io, esatto. Tipo quella cosa che dici: cazzo, questa ha proprio una faccia da serial killer. Una roba del genere, che comunque sei bello, ma una bellezza che dici... qualcosa mi dice che è meglio se ci sto un po' lontano. Bellezza intimorente. Anche perché, avendo umanità 5,
tu a prescindere hai un malus di 1 con tutte le interazioni coi mortali. Allora, adesso tu hai fatto però 4 successi durante la diablerie. Sì. Quindi hai 20 punti esperienza per comprare cose. Ora, un punto di Blood Potency in più ne costa 10. Mm-hmm. Nuovi livelli di clan, di disciplina di clan, è il nuovo livello per 5. Okay. Ah, non fai costi flat, fai costi come nel... Sì, perché essendo che proprio ti dà 5 punti per ogni successo che ha fatto, se lo faccio flat ne ha un fottio. E quanto è che costa una disciplina? Tipo 5, si prenderebbe 5. 2-3... No, 20 punti si prenderebbe 3-4. E 20 punti, se tu hai... Lei ha tutte le discipline tue, quindi potresti prendere o il quarto di presence. Sì. O aumentarti auspex. Sì. O dominate, ovviamente. Mm? E... No, scusa, che dominate. O presence, o auspex, o celerity. O celery. Celerity. Oppure... Con 10 arrivi a Blood Potency 2. Blood Potency 2 vuol dire che non cambia niente, fondamentalmente. Ti curi meglio i danni, ma è a 3 che inizia a essere forte. Perché a 3 ogni volta che usi il sangue per aumentarti gli attributi, ne aumenti di 2 in una volta sola. Ok. Però ti faccio una domanda stupida. Sì? Avendo comunque... bevuto una che era molto più forte di me, non dovrebbe essere una cosa mostruosa? Cioè, nel senso che prendi tanti punti. No, 5 punti per ogni successo che hai fatto nel berla. Guarda, ci penso e ti faccio sapere. La cosa più sensata probabilmente è aumentarti le discipline. Sì, sì, no, la cosa più sensata. Ah, no, una cosa che succede a prescindere, ma è successa anche a Guglielmo e non l'ho fatto, è che ti si abbassa la disciplina di uno. La disciplina, la generazione ti si abbassa di uno. Quindi adesso tu sei undicesima generazione, perché lei era di generazione più bassa, ovviamente, e quindi andate a 11. Però meccanicamente non cambia niente, cambia solo il fatto che se bevi qualcuno di generazione più alta... non ottieni quasi nulla. No, cambia nel late game la generazione bassa, perché significa che tu hai un level, hai un limite di quanto puoi aumentare del sangue. Quindi sì, esatto. Cioè, inoltre bassa... se arrivi a nona, la blood potency ti aumenta automaticamente di 1, perché il minimo è 2. Però cioè, è una roba che proprio la vedi molto in là. Oppure se uno partiva già a generazione bassa, tipo se uno partiva di ottava generazione e la porta a settima, la blood potency ti va a 3 subito. Sì, però, vabbè, diciamo, la cosa più sensata probabilmente è aumentarti le discipline. Comunque adesso se vuoi passo a mentre te le guardi. L'ultimissima cosa, dominazione non posso aumentarla. No, oddio, sì, puoi, però costa di più, costa 7 per punto. Per appunto 7 per livello nuovo. Quindi 7 per livello nuovo sarebbe 14. 14. E quindi poi ne avresti 4 che ti rimangono sul groppo che sono sprecate. E se dovessi invece aumentare, no. Che le altre sono 5. Per livello nuovo, quindi o ti porti tipo 2 celerity, 2 auspex oppure 4 presence. Ok, facciamo aumento auspex e celerity. Ok. Quindi scegliti poi i poteri. E poi una volta che ho finito il mio banchetto... Ah, tra l'altro, un'altra cosa. Tu hai sentito anche in questo caso qua, come Guglielmo, che un po' la personalità e l'anima di Siri si mescolano dentro di te. Ok. Allora ti chiedo, che cos'è la cosa che... la cosa più bella... che non hai? Cosa più bella che non ho? Sì. Beh, allora, l'essere vivo, no, nemmeno. In che punto sono della top 10 dei contatti? Vabbè, della top 10 dei
degli influencer più, più seguiti del mondo? No. Beh, anzi, ecco, che cosa sarei... mi manca? Nella top 10 dei, di quelli più seguiti al mondo. Cioè, aspetta, però è una cosa fisica, eh? È una cosa fisica? Sì, sì, sì. Cioè, una cosa fisica, la cosa più bella che non possiedi. Come bellezza estetica proprio, eh? Oh, bellezza. Poi estetica. Fisica può essere un'alba. Però no, è una cosa fisica, non è uno stato dell'essere. Mi prendi un po' impreparato. Se vuoi pensaci, così pensi a questo, pensi alle discipline. Okay. E quando hai la risposta ci torniamo. Ok, ok. E andiamo quindi a Guglielmo. James ha risposto a Guglielmo? Al cellulare? Sì, aspetta, sì, te l'avevo detto, no? Che gli mandavo il messaggio con su scritto ho finito un po' di casini. Ho finito adesso le mie cose, dammi un attimo che... dammi un attimo, abbi un po' di pazienza. Ok, Guglielmo, tu lo stai aspettando nel tuo rifugio, sono sì, le 2:30. Cosa fai? Allora, nel mentre ti aspetto, Ashley l'ho già sentita. Sì. E sto aspettando che arrivi James per andare assieme da lei. Ti suonano il campanello. Tu sei in casa tua, giusto? Che è questo palazzone a West Hollywood. Quindi suonano proprio al citofono del portone. Ok, quindi giù. Sì. Non alla porta di casa. Giù. Cioè, attivo la comunicazione ma non rispondo. Si sente sotto che ho attivato. Se sì, allora si fondamentalmente senti, vedi dalla telecamerina in bianco e nero del coso del citofono. Sì, del video citofono. Che glitcha tutto. Proprio va tutto in palla il video. E anche la voce inizia a gracchiare tantissimo, non si capisce nulla. Brutus continua a gracchiare. Ah, mi pentirò. Apro. Ok, quindi apri il portone giù. Dopo 2-3 minuti ti suonano alla porta. Allora, quello che faccio è ovviamente paletto in mano. Mm-hmm. E lo tengo però nascosto dietro la schiena. Sì. E domanda: con Auspex io posso vedere attraverso, cioè Sin and Sin non mi fa vedere attraverso? No, Sin and Sin vedi le cose nascoste. Avresti dovuto vedere, avere l'altro per avere i sensi aumentati. Puoi vedere attraverso lo spioncino, però se uno poi ti butta giù la porta, sei lì. Ah, sì, sì. E apro la porta. Mm-hmm. E però, cioè, la apro, ma non, cioè, per intenderci, con la catenina, dici? Sì, esatto. Ti si palesa davanti nel corridoio che si guarda in giro con le luci che iniziano a flickerare. Rachel. Oh. Sembra molto tranquilla e compiaciuta. E non ti aspettavo qui. Ti sorride e ti dice grazie, Guglielmo. Tiro via la catenella. Lei entra dentro e ti dice ho visto attraverso le ombre di casa tua quello che hai fatto. Mm-hmm. E mi hai dato un po' di respiro, anche se è un termine che fa un po' ridere. Beh, cara mia, io adesso ti ho aiutato perché era giusto così, però ci sono delle cose che non mi sconfinferano. Adesso mi sono spiegato, però ci sono cose che non mi piacciono, tipo il tuo amichetto lì, Brutus, quello che ti limoni, eccetera. Non mi piace che abbraccia la gente a caso, che poi viene ad attaccarmi. Non andiamo d'accordo così. Quindi o parli subito, oppure forse è il caso che, insomma...
lei fa una faccia un po' triste, cioè da compiaciuta e riconoscente fa una faccia un po' triste e ti dice: davvero mi fai il quarto grado appena sono entrata a casa tua? Sai com'è, sono successe tante cose, quindi non voglio essere maleducato. Accomodati pure, vuoi qualcosa? Già il fatto di stare nel tuo rifugio è sufficiente, e del resto quello che hai fatto è impagabile, ma ti ho già salvato la vita una volta. Beh, non ti ho mai chiesto di saltare il tuo debito, non avevi un debito con me, ma se anche ci fosse stato, ora è completamente risolto. Perfetto, allora siediti, mia cara, e parliamo. Voglio solo sapere, mi dispiace se sono stato un po' aggressivo, però capisci, quando ci sono infanti che provano ad attaccarmi più e più volte, insomma, uno si può anche innervosire. Ma prego, prego, per favore, accomodati. Lei si siede sul divano nel salotto e ti dice: ho visto che scusami, quando entra poi la porta la chiudo di brutto, non la lascio aperta. Sì. Ti dice: ho visto che hai in camera da letto un altro come noi impalettato. Mm-hmm. Quello ha provato a impalettarmi a me un paio di volte. Mi dispiace, non è sotto il mio controllo. Sì, ma lo capisco. Immagino che sia sotto il controllo di Brutus. Mi puoi dire chi è? È il tuo sire? Lei fa un sorriso nostalgico e ti dice: immagino che in queste notti ti sei interessato molto a me, se sai così tante cose. In ogni caso non è il mio sire. Era una persona che pensavo di non rivedere più. Fa parte del mio passato. Sai, la nostra razza o il nostro stato d'essere può non fare i conti col futuro, ma deve costantemente farli col passato. Beh, se dato che comunque ti sei vista con questo tuo amico, mi sai dire quali sono i suoi piani? Cioè, cosa c'entra il sabbat in tutto sto gran casino che sta succedendo? Guarda, Rachel, sei onesta con me? Io aiuterò, e visto l'ho già fatto, quindi sii onesta, dimmi le cose come stanno, perché se tra di noi, tra amici, non si dice la verità, poi succedono cose fastidiose, cose brutte. Dimmi la verità, non ti preoccupare. Ok, tirami manipulation più persuasion, meno uno perché non ce la fai più. Umanità 1, cioè umanità 1, fame 1, difficoltà 3. Hai comunque tipo meno 1, perché hai finito willpower. Quindi hai 4, 3, 7, 6 dadi, 6 difficoltà 3, con fame 1 perché è solo 1. Ok, 6, giusto, io mi sono perso. Sì, 6 1. 5 successi, fatto successo critico. Lei ti dice: beh, immagino che se non mi fido di qualcuno non potremo passare altre nottate. Anche se non ho più bisogno di rifugi e bivacchi così all'improvviso, vista la situazione, l'impiccio da cui mi hai tolta, ma immagino che ti debba una spiegazione. Brutus
pensavo di non rivederlo mai più. È stato l'amore della mia vita, anche oltre la vita. Solo che lui si è convinto di una serie di cose che io no, a cui io non ho mai creduto. E si è arruolato in quel culto che hai detto anche tu, il Sabbath. Da allora non l'ho mai più visto e avevo perso completamente le speranze di rivederlo da quando ho saputo che del Sabbath non c'era più traccia. Sono o tutti stati distrutti o sono altrove, non lo so, non ho voluto indagare, mi faceva troppo male. Una notte però lui si è fatto vivo e mi ha richiamata qui. Tu capisci che probabilmente tra lei e lui c'è un legame simile a quello che hai tu con Ashley, o nel modo in cui lui ne parla te lo ricorda, e anzi non puoi fare a meno di pensare ad Ashley in questo momento. E okay. Mi ha chiesto di un ultimo atto di amore verso di lui, di prendermi la colpa di quello che stava orchestrando. E quindi cosa stava orchestrando? Questo non lo so. Mi ha detto che in questo modo qua avrei potuto dimostrare il suo amore. Io sono troppe notti che vago da sola in questa disperazione, non ne potevo più. In questo modo avevo un'occasione di andarmene facendo un ultimo atto di amore, e quindi mi sono presa la colpa di quello che stava facendo, diventando capro espiatorio di questo dominio. Ora però, visto che ti sei sbarazzato della persona che mi stava cercando, forse ho un'ultima occasione per rivederlo. Ma quindi quello che non capisco è tu ti stavi preparando a morire, quindi. Esatto. Ho cercato la notte scorsa un dominio, cioè un dominio, un rifugio di fortuna, perché comunque non potevo andare a capofitto alla forca, avrei destato troppi sospetti. Certo. Adesso però la caccia di sangue non è ancora stata indetta, da quello che ho sentito, e quel giustiziere è dentro di te. Guglielmo, quando lui dice giustiziere, senti un guizzo nella tua personalità e senti che quello che lei sta facendo è completamente sbagliato. Infatti, quello che volevo dirti è che Guglielmo, ok, d'accordo, e nel mentre Guglielmo stava, mentre appunto Rachel parlava, quando gli dicevo queste cose qua, lui ha scorto mm-hmm. un'opportunità. Nel senso che, Madonna santa, cosa sto per fare? Nel senso che la ricerca di potere di Guglielmo non è che è finita, e il fatto che lei si stava immolando per lui, il suo pensiero è stato: beh, diamogli insomma, se lei era pronta a fare questo atto di amore, facciamole credere che sia giusto, e quindi perché non diabolizzarla ora subito? Perché vabbè, che dice, beh, però lei ha dei bei poteri. Più che altro, ti rendi conto che una parte di te lo vuole fare per il potere, un'altra parte di te lo vuole fare perché ciò che sta facendo lei è sbagliato e deve essere punita. Ma tu... quindi diciamo che Guglielmo e il bianco sono uniti da un obiettivo comune. Dov'è che hai poggiato il paletto? Oh, ce l'ho ancora addosso. Te lo sei nascosto dietro i pantaloni? Sì, praticamente io ero col paletto dietro la schiena, l'ho fatta entrare, l'ho fatta accomodare, poi diciamo che ce l'ho... Mentre stai facendo questi ragionamenti, lei è seduta lì
su questo divano del tuo salotto, senti che vedi dietro di lei la figura del Bianco, come se fossi diventato schizofrenico. Okay. E che ti guarda greve e giudicante. Fai un tiro di frenesia, difficoltà 2. Come se non già. Esatto. Come era frenesia? Willpower che hai, che è 0, più un terzo dell'umanità, quindi un dado. Catraia. Bene. Madonna. E non c'è modo. Fine. Vabbè, tiro lo stesso giusto per... Ho sbagliato. Un successo. Un successo, beh, non basta. Tu cedi come se il Bianco si impossessasse del tuo corpo e ti dice deve pagare per quello che ha fatto. Ed estrai il paletto, a meno che non vuoi pagare willpower per fermarti. No willpower. Puoi farlo, puoi prendere danni aggravati. I danni aggravati sono grognosi, perché l'unico modo per mandarli via è usando, cioè è inseguendo la tua ambition. Non credo. Quindi volendo tu lo puoi fare, però se no no. Ma tanto è una cosa che vi durerebbe qualche secondo per farla scappare. Sì, qualche minuto, esatto. Cioè, pagando quel power sì, potresti farla scappare. Se no no. Allora, non credo che Guglielmo si prenda danni aggravati. Soprattutto perché, insomma... tutta questa storia qua non è che a Guglielmo ha fatto piacere essere inseguito da stronzi con l'impalettarlo più e più volte, cioè gli sta un po' sul cazzo Brutus e incomincia a stargli anche un po' sul cazzo Rachel. Alla fine adesso hai preso i conti, quindi non hai più nella tua testa, non avevi più niente, diciamo. Quindi se me lo concedi, l'unica cosa che faccio è che mi alzo apparentemente tranquillo. No le salti addosso. Ah beh, ok. Sì proprio pam. Lei ha visto quello che stai facendo, ti ordina fermo, tira intelligence più resolve più 2 perché sei in frenesia, difficoltà 4, meno 1 perché è mentale. Quindi più resolve, intelligence più resolve più 1 solo, intelligence più resolve vai 6 dadi fondamentalmente, difficoltà 4 con la fame, però sì. 6 successi. Minchia. Pure critico. Madonna. Allora, subisci un danno all'umanità perché la stai impalettando nella tua casa, quindi stai cercando di impalettare, quindi stai andando contro al tuo giuramento di... Quando io arrivo di ospitalità. Probabilmente sto arrivando a fine della mia umanità. Un danno solo, dai, non è niente di che. Ma poi non è è solo un dannino. Ciao. Lei ha cercato quindi di usare i suoi poteri per fermarti, ma tu sei in preda al Bianco fondamentalmente, ti avventi contro di lei e niente, sei in preda alla frenesia e interromperei qua la scena e andrei a James senza sapere com'è finita. Bene. Niente, io mi sono allontanato, mm-hmm. Mi vengono a prendere. Allora, tu arrivi fondamentalmente nel posto che hai detto, che hai dato come luogo di ritrovo. Ci vorranno circa un quarto d'ora per arrivare dal Simbina lì, quindi stai aspettando, mancano ancora 10 minuti. Dietro di te senti una voce molto profonda che ti dice non farmi pentire di quello che sto facendo. Io rido e mi giro. Vedi questo uomo grosso, muscoloso, di colore, appoggiato al muro, come se fosse comparso lì. E hai in mano il tuo foglietto e ti dice
Come mai tutto questo? Gli dico, non è qui rido di gusto ancora, non è ovvio. Lui inizia a girarti attorno e vedi che le sue ombre si allungano e si fanno molto minacciose e ti dice, non esiste niente di ovvio, voglio che me lo dici dalla tua bocca. Allora, se hai colto il messaggio significa che sei uno di loro, quindi vuol dire che esistete. Da una parte mi blocco, no, vorrei lasciare queste lucubrazioni per ultime. Senti, la ragione è molto semplice. C'è qualcuno a cui tengo che è stata tra parentesi, mi sono impappinato io come persona, no? Il mio personaggio ovviamente non si impappina, sì, così, certo. Riformulo un attimo il discorso. Semplicemente, come James, dico: guarda, dico molto semplicemente. La cosa è molto semplice. Una persona a cui tengo è stata messa sotto torchio, è stata incolpata di una cosa che non ha commesso. E dietro ci sono, o perlomeno, così vogliono farci credere, quelli che portano quel simbolo, quelli che di quella specie di culto, organizzazione, qualsiasi cosa sia. Ora, io ho solo due cose in mente. La prima, se davvero quello che io penso è giusto, ovvero che lei non c'entra niente, voglio che qualcuno, voglio una sorta di confessione in modo da poter avere una prova per poter scagionare questa persona, anche se effettivamente, ora che ci penso, dopo quello che ho fatto non serve più a un cazzo. La seconda motivazione è molto più semplice, molto più diretta. Questa città è un piccolo dettamaio e voglio vederlo bruciare. Voglio che i responsabili di questo posto brucino insieme a quella farsa di ordine che hanno costruito, anche perché mi hanno dimostrato che non solo non sono in grado di gestirlo, ma chiaramente sono corrotti e infami quasi quanto me, ma io almeno non mi nascondo dietro tutti questi veli di ipocrisia. Quindi benvenga gente come voi. Lui si appoggia al muro, sorride mostrando i canini e ti dice: conosci Rachel? Quindi Rachel è una persona a cui tengo, e a giudicare dal fatto che tu la conosca e a giudicare, posso farti una domanda? Per me ha senso che riconduco questo suo giochino con le ombre a una cosa simile del retaggio di Rachel? È una cosa che il mio personaggio... È occulto zero, quindi... È vero che ho occulto zero, ma è anche vero che ho visto i poteri di Rachel. Secondo te avrebbe magari senso che vagamente... No, cioè, quello che voglio dire, penso siano più o meno della stessa genia, o è proprio... Se vuoi puoi fare un tiro di intelligence più occulto difficoltà 2, se vuoi. Ok, lo faccio perché... Hai fame 3, però, cioè, ti avviso. Vabbè, è la vita.
Cioè, di base no, col tiro a difficoltà 2 ce la puoi fare. Cioè, nel senso, se hai almeno due successi, capisci che è dello stesso clan. Vabbè, comunque ho intelligenza 3, quindi 3 dadi. Cioè, meno che non ti vuoi, non ti vuoi aumentare con route check, sono 3 dadi con fame, 3 di fame secchi, fondamentalmente. E ce la fai. Quindi sì, capisci che è una sombra. Dico, il fatto che tu abbia voluto l'abbia menzionata così a bruciapelo e a giudicare da quei giochi di ombra, deduco che probabilmente condividi la stessa genia, il che non mi sorprende. Ma è importante? Ti ho chiesto se la conosci o no. Per me è importante sapere con chi ho a che fare. Comunque sì. Pensavo che sapessi con chi avevi a che fare, visto questo, e ti getta ai piedi il bigliettino. Dico... Oh... qui sto ridendo proprio così, in faccia gli dico... Dico, beh... Non ti offendere, amico mio, ma quella era solo un'esca e tu ci sei... E tu hai abboccato come un principiante, ma sto lasciando questo dettaglio insignificante. Come ti ho detto, quando dici questo, vedi che lui chiude il pugno, anche se è distante da te, no, e le ombre no. ti assalgono. Resolve più composure. Contro il suo Wits più Oblivion, che te lo tiro io. Aspetta che lo tiro. Cioè, 7. Tipo 3 dadi. Ho sbagliato tutto, aspettate. E lui ha fatto 4, quindi... Madonna, mi fa malissimo. No. Ok, hai fallito. Fondamentalmente le ombre ti assalgono e ti incatenano come se fossero catene. Sei immobilizzato lì. Lui, quindi, tenendo il pugno chiuso, sì, dice: ok, sono io che ho abboccato come un principiante adesso. E dico... Tu se cerchi di muovere le braccia, sei proprio come se fossero proprio dei legacci. Allora, io a sto punto dico in maniera... ovviamente sempre mantenendo la supponenza tipica di James, ma in una maniera molto più conciliatoria, dico una frase stemperante del tipo tu sei figlio di puttana, per stemperare. E una volta detto tu sei figlio di puttana, sempre bloccato, dico senti, puoi tenermi qui legato con i tuoi giochini kink BDSM, oppure possiamo parlare con io libero. Tanto io ho ancora 10 minuti di tempo, quindi, e immagino che anche tu avrai i tuoi cazzi da fare, quindi insomma a te la scelta, bro. Come mai non ti dovrei staccare la testa? Perché... Io vi ho praticamente servito questa città su un piatto d'argento, e se mi lasciate fare farà ancora più danni, e non lo so. Credo che vi faccio più comodo da vivo che da morto. Tutto quello che voglio, bro, è semplicemente quello di lasciare stare me, lasciare stare i miei affari, che assolutamente non coincidono con i vostri, anzi per un banale caso coincidono, e per miei affari intendo anche mie proprietà, e in cambio io praticamente vi demolisco, vi riduco la città a uno stato di caos talmente elevato, talmente ingestibile, che per voi sarà come entrare letteralmente in un castello con il ponte levatoio abbassato. E a giudicare da quello che ho appena fatto stasera, e si sta parlando di un rappresentante letteralmente KO, e per KO intendo completamente KO, un altro latitante,
e un altro potenziale e un altro e altri ancora impossibilitati a gestirlo, ci si ritrova con una città che improvvisamente da 4 rappresentanti ne ha 1.5. Quindi tutta questa storia dei rappresentanti non mi interessa, ma il fatto che tu voglia vedere la città bruciare è interessante. Lui tiene sempre il pugno chiuso, quindi tu certo. Sei sempre legato. E in teoria tu capisci che se tiri le ombre potresti cercare di liberarti, ma è rischiosissimo. Allora, io non tiro per il semplice fatto che sto giocando al suo gioco. Al suo gioco, certo. Sto giocando al suo gioco. Io quello che voglio è non sbilanciarmi troppo, dargli l'idea che sono compiacente, ma in realtà lo sono, quindi non sì, è sì, che no, sto... Ma infatti lui ti dice, si avvicina a te, sempre tenendo il pugno chiuso, come se con questo controllasse le ombre, e ti dice, quello che tu vuoi fare mi sta anche bene, quindi... potrei non staccarti la testa stasera. Lui tira fuori gli artigli dal pollice del pugno tenuto chiuso e si apre il polso e ti dice se bevi da qua ti lascerò andare e magari ci rivedremo una notte di queste. Io dico guardo il polso e dico ah no, quello è proprio una cosa che non si può fare, quella è proprio una cosa su cui non ho intenzione di essere accomodante, quindi bro accontentati. Vedi che le sue ombre si fanno lunghissime e anche sulla sua faccia salgono queste ombre e la sua faccia diventa quasi completamente un buco nero da cui escono due grossi occhi rossi e lui ringhia verso di te dicendo vuoi davvero rifiutare l'unica offerta che intendo farti? Tirami Resolve più Composure per il suo tentativo di intimidation. Ok, quindi sempre 3, mannaggia. Sì, aspetta che tiro anche, visto che è un tiro attivo, lo faccio anch'io a lui. Aspetta, tirare. Io però comunque volevo usare incanto, sai? Sì, però prima, cioè, sì. Adesso te lo lascio fare. Cioè, lui ti dice questo, lui ha 2 dadi bonus perché ti sta intimidando. Ah no, però solo verso i mortali, quindi a te non fa né caldo né freddo. Quindi tira solo intimidation più manipulation, così. Ha fatto 5 successi. Madonna, sono fottuto. No, vabbè, poi... Ok. Se non bevi, ricevi 4 danni a willpower. Che palle. Vabbè, io li prendo e vado a un danno aggravato di willpower. Oh yes, quindi che cosa provi in questo momento? Mentre ti disegno. Non lo so... Sto un po' rosicando per sta cosa, sai? Vabbè, niente. Ne parliamo poi a fine sessione. Vuoi usare incanto, quindi? Sì. Aspetta che ti segno la X. Okay. Sì, devo fare la X, scusa. Sì, uso incanto. E... Allora, presence... Incanto. Allora, fai route check. Va bene. Okay, gratis. Bene, quindi bene. Tirami a questo punto carisma più presence più l'aspetto riesco a tirare. Sì. Quindi carisma più presence più aspetto contro più difficoltà 4. Allora, carisma più presence. E hai fame 3, giusto? Sì. Quindi hai 3 più 6, 8 dadi a difficoltà. Carisma più persuasion. No, carisma più presence. Più ascendente.
Ah, sì, scusa, scusa. Quindi 3-3 più 2. Quindi hai 8, difficoltà 4 contro le fame. Quattro giusti, quindi ce la fai. Che cosa gli dici? Senti allora, che i tuoi poteri non hanno funzionato. Allora, c'è questa lotta interiore, la sua presa su di me diventa sicuramente molto più forte. Io tentenno e probabilmente perdo per un istante la mia sicurezza. Poi riesco a mantenere, riesco però a keep my shit together, a raccogliermi un attimo, rimettere la poker face, attivare l'incanto con la maestà sovrannaturale. Sì, tanto tu avevi gli occhi sempre da serpente, quindi è come se lo stessi incantando proprio. E gli dico siamo dalla stessa parte per il momento, io faccio le... ma no, non dico siamo dalla stessa parte, dico se vuoi che continui a fare il mio gioco lo devo fare a modo mio, niente compromessi, nel profondo sai che è quello che vuoi anche tu e sai che è quello che è meglio per tutti. Lui fa un passo indietro, vedi che il suo polso si rimargina e apre la mano e le ombre ti liberano, cioè sei libero. Gli dico, fidati, è meglio per tutti che io stia, ovviamente in inglese suonerebbe molto meglio, stay free, stay wild. Sì, sì, lui ti dice, c'è qualcosa di incendiario dentro di te. Mentre in lontananza si vede ancora i fuochi dell'esplosione che hai fatto. E lui ride mostrando i canini. Gli dico... Anche se non intendi legarti a me, e questo mi dispiace molto, magari più avanti ci sarà modo di convincerti a ricostruire questo dominio nel modo in cui voglio io. Mi spiacerebbe che tu te ne andassi via. Io dico... Se c'è una cosa che dovrai imparare a capire, come questi, come gli stronzi che abitano questa città, ovviamente non riferito a lui, riferito ad altri, è che io sono selvaggio e gioco al gioco a modo mio. Gioco a questo gioco a modo mio. Ma sul fatto che che io non ti pesti i piedi, questo è un dato oggettivo. Quindi se ne riparlerà sicuramente in futuro. Ora, se non hai niente in contrario, io ho un taxi da prendere. Lui annuisce e dice, vedi solo di non incontrare la morte ultima troppo presto. Io non ti potrò salvare. Però non farò neanche niente per ostacolarti. E dico, non mi aspetto altrimenti e mi allontano. Lui sparisce nelle ombre, proprio scompare nelle ombre, e dopo 2-3 minuti arriva la macchina che stavi aspettando. Anche se questo incontro ti ha profondamente segnato. Eh beh, chiaramente. Ma mentre passiamo a Lando, tu pensa ai tuoi ambition e desire che serviranno dopo. Lando, allora, hai scelto cosa aumentare? Cioè, allora, che potrei prendere fondamentalmente? Sì, ho preso Auspex e Celerity. Quindi Premonition hai preso? Anche perché c'era solo quello, mi sembra. Al secondo di Auspex, forse sì, effettivamente. Secondo di Auspex, sì, c'è solo Premonition. Quindi Premonition. Celerity con Fleetness. Celerity con Fleetness che. Crowd check aumenti il tuo valore di celerity a tutti i dadi per fare robe non connesse al combattimento, tipo scappare, correre, inseguire cose. Ok. E mi posso difendere con dexterity più athletics una volta per tutto? No. Sì. Ok. Ok.
Allora, sulla cosa... Sì, sulla cosa, quella, la cosa più bella che non possiedi. Sulla cosa bella che non possiedo, sono molto in crisi e avrei bisogno di una mano. Cos'è che manca, Lando? Attualmente una città. Più che altro dal punto di vista relazionale? Dal punto di vista relazionale, l'obiettivo che ho adesso è quello di farmi, visto che nella mia mente ho preso il posto di Siri, quindi sto scalando i gradini, e farmi una mia famiglia. Ok, quindi magari è una casa o una famiglia la cosa più bella che non hai. Una famiglia. Sì. Cioè, il mio pensiero è questo, anche perché l'idea mi era venuta con Justin e adesso si è allargata anche a Thomas. Certo. Immagino che per un istante vedi la casa di Siri. Ogni volta che dico Siri, il mio cellulare è convinto che sto parlando con lui. Dico, vedi quella casa a Beverly Hills e per un istante è come se fosse tua. E ti vedi in quel salotto bellissimo ma vuoto, non con la festa, e vedi che c'è lì Justin e Thomas. E che cosa provi vedendo questo quadretto, anche se è solo nella tua mente? Un senso di serenità, di pace. Va bene. Sei lì davanti alle ceneri della tua Sire. Cosa fai? C'è qualcosa di utile che posso prendere nella stanza? C'erano le chiavi, che però le ha prese Thomas perché ti sta aspettando giù nel garage. Ok, quindi... Ma che mi vengono in mente armi, cose strane? A parte il paletto, che quello lì tutto bello decorato, che guardi lì in giro non trovi armi. Perfetto, allora prendo il paletto. L'unica cosa che senti è che... È una cosa che non hai mai sentito prima. Come ti arrivano le premonizioni a te? È presente quando ti arriva una... Ti arriva il messaggio tipo sul cellulare, e lo guardi, in realtà non è niente. Sì. Cioè, hai immaginato il suono. Senti quindi lo stesso suono di... delle notifiche di Instagram. Sì, si potrebbe anche fare tipo che mi arrivano sotto forma di notifiche, nel senso che a me sembra di sentire il suono, tiro fuori il telefono, per un istante il messaggio, ma poi non c'è più niente. Ma poi in realtà non c'è più niente, c'è puro mezzo. Succede proprio questo, tu senti come se ti fosse arrivato un messaggio. Ok. E se lo guardi... Ti sembra vero, ma poi capisci che poi se tenti di aprirlo non c'è niente. Sì. C'è scritto: Thomas è in pericolo. Mi fiondo giù. Ok. Tu arrivi tu esci dal rifugio di Siri, c'è ancora tutta quella festa di gente ignara di quello che si è consumato, ovviamente. Al piano di sopra. Sì. Scendi fondamentalmente nel garage, ci sono le luci accese, e vedi vicino alla macchina di Siri, una macchina molto elegante nera, Thomas impalettato per terra. Okay, tirami Sense the Unseen, quindi Resolve più Auspex difficoltà 3 con fame 0. Sì. Quindi sono 5 dadi. Sì. 2 successi. Ok, da dietro una colonna, mentre tu sei lì, che cosa volevi fare con Thomas impalettato? Cosa volevo fare con Thomas impalettato? Niente. Cioè, io l'idea che era di salire... Senso, volevi salire sulla macchina e caricartelo su? Sì, sì, me lo portavo dietro, naturalmente. Qualcuno ti prende da dietro, è una ragazza. Sì. Che dice: ho così fame, e attacca i canini dentro di te. Tira dexterity più athletics.
anche se lei tirerà più uno in più perché ti ha fatto un'imboscata. Lei tira quindi 5 dadi. Aspetta che ti ritiro io. Cioè i miei, i suoi. Lei ha fatto 3, quindi devi fare almeno 3. Posso aggiungere celerity? Se usi, sì, puoi usare il rouse check per usare il tuo nuovo potere. Okay, per usare quindi... Flitness, però serve il rouse check. Ok, tiro un dado. Sì. Ok, quindi è gratis. Hai questi riflessi istantanei che non avevi mai sentito prima, quindi hai un più 2. Quindi è dexterity più athletics più 2. Sono 7 dadi. 7 dadi con fame 0, devi fare almeno 3. Ok, lei ti sta per mordere il collo, ma tu come una saetta fai un passo avanti e ti scosti. Vedi che lei ringhia e dice ho troppa fame e sta per saltarti addosso. Cosa fai? La impaletto. Ok, prova questo è il secondo round. Prova contrapposta, lei usa Brawl e Strength. Vedi che anche lei sta usando i suoi poteri del sangue per cercare di saltarti addosso. Quindi lei tira questo qua, ha fatto un successo solo. E tu usi Melee più Strength. Quindi tiro 3 dadi. Sì, ti basta un successo più tutto quello che farai dopo. 1. Allora, fondamentalmente... Il paletto la colpisce, non gli entra dentro il cuore, lei viene catapultata via e guarda prima te, guarda Thomas e si getta su Thomas per iniziare a succhiarlo. Che cosa fai? Mi lancio su di lei e riprovo a impalettarla. Ok, a questo punto è semplicemente una prova di... Lei non fa niente per resistere a te, devi solo farlo molto, molto rapidamente. Quindi se vuoi puoi riusare Celerity, però sarebbe un altro rouse check se vuoi. Ok, ti aumenta fame 1. Fame 1? Sì, allora fondamentalmente devi semplicemente fare Dexterity più Brawl, più 2 perché hai usato il potere, difficoltà 3 per impalettarla prima che lei possa fare qualcosa a Thomas. Però aspetta, io ho usato il potere, mi ha dato 0. No, ha dato più 2. Scusa, ho fatto un successo. Cioè, non ho fatto successi. Non importa, quello semplicemente è... Lo attivi, ma ti aumenta fame. Ma lo attivi comunque. Ok. Quindi ti dà più 2 perché hai 2 di celerity. A dexterity che ti va a 4. Brawl, scusami, lì non brawl. Quindi 5 dadi. Okay. A difficoltà 3. Critico, quindi la impaletti prima che lei possa... Prima ancora che lei possa... mettere i suoi canini al collo di Thomas impalettato. Ok. E il rigor mortis stramazza al suolo. Perfetto. Allora, tutte e due finiscono nel bagagliaio. Mm-hmm. E parto verso casa di Guglielmo. Mm-hmm. Tiro fuori il telefono, lo chiamo. Sì, Guglielmo, tu dove sei in questo momento? Guglielmo è in piena frenesia addosso a Rachel. Sì, allora, infatti non sappiamo che cosa è successo, effettivamente. E Guglielmo, tu ti risvegli, cioè riprendi coscienza, ti risvegli e ti rendi conto che senti un grandissimo peso sulla tua anima. E vedi che nel salotto c'è della cenere. La porta della tua camera da letto è buttata giù. E anche sul letto c'è della cenere. Dove c'era Justin. Okay. Perdi 2 di umanità. Quindi vai a umanità 2. E vediamo com'è andata la diabetria di Rachel. Devo tirare. Devi tirare fondamentalmente la tua umanità attuale più la tua willpower, che quindi è scusami, willpower, ho sbagliato, più resolve, perché vado, non mi dimentico sempre com'è, tanto ce l'ho qua. Allora, devi tirare la tua umanità attuale, che è 2,
più la tua Blood Potency, che è 3, contro Resolve e Blood Potency dell'avversario. Quindi le tira 6 dadi. Lei ha fatto 5 successi. Dio santo. Ho fatto 5 successi? Come fa? No, ma hai sbagliato. Che culo! Ma hai sbagliato a scrivere. Ah, beh. Perché è 2 più... No, è giusto, aspetta. No, sono tre dadi. Ah, ho sbagliato. Vaffanculo. Perché scusami, aspetta un attimo. Tu sei Guglielmo. Perché tu hai perso 2 di umanità, quindi vai umanità 2. Quindi devi tirare 2 dadi più la tua Blood Potency, che sono 3, quindi. Ho sbagliato tantissimo. Ce la puoi ancora fare se fai tutti, critici. 5 successi. 5 successi, che era proprio destino. Non ce lo voglio credere. Anche perché se no stavi per diventare una bestia settata di sangue eterna e diventavi un PNG. Oddio, che culo, non ci voglio credere. Quindi fondamentalmente ti si abbassa di ancora di uno la tua generazione, la generazione 10. A generazione 10 niente, rimane uguale. E hai quindi, hai fatto quanto? Hai 25 punti da spendere in esperienza. Ok. Mentre ci pensi, ti squilla il cellulare. Tu ti rendi conto che hai debilizzato tutti quelli che avevi in casa. E hai umanità 2, quindi aggiungi anche un'altra cosa mostruosa al tuo aspetto. Pesantemente mostruosa. Molto pallido. No, pesantemente mostruosa. Sì. Scusa un attimo, il fatto che io avessi un punto di legame con Justin, sento qualcosa? No. Non c'è scritto da nessuna parte che i legami in qualche modo ti rendono consapevole degli altri, vero Ale? O sbaglio io? Onestamente non mi ricordo, so... Perché ci sono in Requiem è così, mi pare che in Masquerade no. E Masquerade non dovrei riguardare la cosa sui legami, ma in Requiem è vero che in Requiem è un po' così, anzi puoi usare i legami per capire anche dov'è, cosa sta provando eccetera, mi pare di no. Però qua semplicemente se sei presente a uno con un legame ti senti attratto da lui ed è difficile andargli contro, ma non senti che si è rotto il legame. No più che altro sai cosa ti arriva? Ti arriva un altro messaggio, Lando. Con scritto Justin è morto. Accosto un attimo, chiamo Guglielmo. Guglielmo, sei lì che stai ancora ricostruendo che cosa hai fatto e ti sta chiamando Lando. Non rispondo assolutamente. Quello che faccio è vanish. Cioè, scusami, Clock of Shadows. Sì. Unseen Passage. Corro via. Scappo da casa. Scappi a gambe levate. Cioè, la tua casa, fondamentalmente, cioè, dentro è piena di cenere. Con la porta della camera da letto distrutta. Il paletto sul letto dove c'era Justin. E tu scappi via. Sono circa le 3 di notte. E vado alla mia macchina. E sfreccio da Ashley. Ok. Lando non ti ha risposto. Cosa fai? Chiamo James. James, è arrivata la tua macchina. Praticamente sto per salire. Ovviamente io mi sono un po' asciugato la faccia, eccetera. Mm-hmm. Vado sul coso del vado sulla cosa del passeggero, gli faccio cenno, portami al Simbin e poi prendo sulla telefonata. Dico, cioè, tu stai guidando quindi col tipo che gli porta al Simbin. Lando. James. Riguardo a Guglielmo, non più di 10 minuti fa mi ha mandato un messaggio, gli ho detto che sarei arrivato da lui il prima possibile. Sono più vicino io o... Sei più vicino tu, perché lui è all'Arts District, che è dall'altra parte di Los Angeles. Ok, anch'io sto andando là, sono a pochi minuti per strada. È presente quello di cui ti dicevo che bisognava parlarne? Non ho un buon presentimento.
forse non c'è più neanche bisogno di parlare con lui. Guarda, sicuramente ho fatto un errore e l'ho lasciato insieme a Guglielmo. Ora io sto andando là, nel frattempo accelero e vado. Tu per favore cerca di contattare Guglielmo in qualsiasi modo, perché io l'ho chiamato e non mi ha risposto e sono abbastanza preoccupato. Lo chiamerò subito adesso. Ti dico una cosa, allora io adesso dovrò andare a riprendere la mia auto dopo che ho fatto un secondo 4 luglio, mi sono divertito, è stata una bella festa, ma escludendo questo dettaglio di cui ne discuteremo in seguito, la prossima volta ti inviterò. Ho un'ultima cosa da sbrigare, una cosa di un secondo. Tuttavia devo andare a ritornare a Simbino a prendere la mia auto. Io adesso chiamo Guglielmo. Ho un brutto presentimento, però. Allora ascoltami attentamente. Sì. Come da quando ci siamo divisi sono capitati un sacco di problemi. Sì. Io vado a casa di Guglielmo. Massimo venite da me. Esatto, ho già una vaga idea di quello che troverò. Tu puoi aspettarmi al Simbin? Allora, se riesco a fare come ho preventivato, direi che nel tempo mezz'ora sono da Guglielmo. Al massimo ci vediamo. Sì, ci metti mezz'ora, un quarto d'ora per andare al Simbin e 10 minuti per andare da Guglielmo. Quindi. No, perché cambio macchina mezz'ora. Sì. Io volevo andare a fare una scappata da Daniel a sapere che fine ha fatto. Prima lo chiamavo. Allora ci vuole un po', cioè metti mezz'ora andare da Daniel e poi da Daniel ci metti 10 minuti per andare. Quindi ci vorrà un'ora. Sì, per andare lì, vedere che sta bene, eccetera. Diciamo ti dico. Arriva a essere 4 da Guglielmo. Al massimo gli dico venite voi al mio rifugio, al massimo. Ci mettiamo d'accordo così. Ok, quindi tu Lando inizi ad andare da Guglielmo, giusto? Ok. Mentre James va a casa sua da Guglielmo. No, prima però ovviamente gli faccio una chiamata per sapere se... Ah già, Guglielmo, tu rispondi a James o vai senza rispondere? Assolutamente non rispondo. Nessuno risponde, né a Lando né a James vi ha risposto Guglielmo. Un messaggio piuttosto rude, gli dico... Senti, schizzato del cazzo, ci sono persone che sono preoccupate per te, vedi di smettere di fare la prima donna e rispondere. C'è Lando che vuole almeno sapere se sei vivo. Se non sei in uno dei tuoi trip del cazzo, per favore almeno chiama lui. E poi questo via messaggio, ovviamente. sono piuttosto rude, però vabbè, sono abituati. Anche Guglielmo fa una cosa ancora più rude, cioè visualizza e non risponde. E lo risponde. Oh, cazzo. È la migliore non risposta. Quindi James arriva al Simbin, Lando arriva al rifugio di Guglielmo, giusto? Sì, giusto. Cosa fai? Pensavo che arrivassi io un po' prima di lui, però vabbè. Okay. Ma lui è attaccato. Ah, ok. Perché lui... Allora, Lando era a Beverly Hills. Uh-huh. Tu sei all'Art District, che è a Los Angeles Est. Cioè l'Art District è tra Boyle Heights e Downtown. Lui è a Beverly Hills e deve andare a West Hollywood. Guarda, è un po' attaccato, se guardi la mappa. Vedi? Sì. Quindi Lando, tu arrivi al rifugio di Guglielmo, cosa fai? Allora, lanciando letteralmente Sense the Unseen, cioè proprio lo prendo a grappoli e lo lancio in giro. Sì, non c'è nascosto niente. Salgo a cannone a casa di Guglielmo. Sì. Busso come un ossesso, visto che... Tanto... La porta aperta, te lo dico. La porta aperta. Ah, ok, la porta aperta, sì. Entro dentro, gambe levate, non ho chiuso niente. Vedi che la stanza è, cioè il salotto è tutto sotto sopra, come se ci fosse stata una grande colluttazione, e c'è della cenere ovunque.
Thomas l'ha lasciato. Thomas e la ragazza li ha lasciati nel bagagliaio? Sì, sì, tanto probabilmente tornerò, mi ruberanno anche lei il bagagliaio. Però... cioè, Guglielmo lì che la beve. Vabbè, cioè, perché il discorso era che spalettare Thomas, dovevo spiegargli che cazzo voleva dire averlo impalettato. Tutto, esatto. Mi sembra il caso. Spalettare una bestia affamata. Che cosa provi vedendo che Justin è stato... cioè, è cenere, fondamentalmente. Una piccola parte di me muore, visto che avevo tante aspettative su di lui, e un'altra parte di me ancora più grossa è morta perché Guglielmo, il mio amato cucciolo, è scappato, e prendo atto della cosa che forse sono stato troppo tenero, avrei dovuto impallettarlo e chiuderlo da qualche parte. Ti arriva un altro messaggio sul cellulare. Guardo. È come se su Google Maps ci fosse tipo segnato dov'è Guglielmo, ma non riesce ad aprire l'applicazione. È come se dovessi usare i tuoi poteri più in profondità. Ok, vado. Ok, stai usando attivamente Premonition. Sì. E devi tirare quindi un Rouse Check. Ok, aumenta la fame di 1. Quindi tira Resolve più Auspex. Di fame. Meno 1 perché sei in una casa distrutta, quindi sei in un posto che ti fa... sei schifo e con cadaveri di vampiro in giro. Un successo. Ok, un successo solo, non basta, te servono 2. Vuoi usare Willpower? Quanto ne ho? Sì, d'accordo. Ok, ritirane 1. C'è il 50% di farcela. Niente, non vuole essere trovato. Allora, ti offro un successo con costo. O l'applicazione proprio non si apre, o quando si apre non vedi niente. Oppure funziona, ma senti un grande odio dentro di te e ti ritorna la compulsion di distruzione. Sono scene già vissute queste, soprattutto verso di lui. Va bene. Verso di lui no. Sì, no, altre campagne, altre storie. Ah, ok. In vite parallele, vuoi dire. Vite parallele, purtroppo finisce sempre così abbottigliate in faccia. Andiamo. Adesso parte l'opening di Fringe e niente. Esatto. Nessuno capisce la citazione, mannaggia. No, perché non l'ho visto mai. Allora, ti viene quindi la compassion distruzione, tutto ciò che farai che non arreca dolore e male ad altri a meno 2, però tutto quello che lo fa è a posto, te lo segno, te lo stai scrivendo tu? No, ma tanto facciamo in fretta, non appena salgo in macchina. Mm-hmm. E comunque tu a questo punto apri il Google Maps con Premonition e vedi che è a Brentwood e solo una persona ti viene in mente che sta a Brentwood. Altra zoccola. Ci sono paletti in casa prima di uscire? Eh sì, c'è quello sul letto, quello dove c'era Justin. Paletti possibili, immaginabili. Potrei aver bisogno di una mano, quindi dovrò spalettare quell'altro e dar da bere a quell'altra, va bene. Allora. Sì, l'altra sai che probabilmente era messa tipo Justin all'epoca, eh? Quindi la userò come bomba orologeria, perfetto. Allora. Ah beh sì, certo. Capito. Chiamo James. Ok, James, tu sei arrivato al Simbin. Ok, sto praticamente salendo sulla tua mia macchina. Sì, sì, sì. 4x4 incazzato. Rispondo al telefono, dico: Lando, novità? Porca di quella puttana troia. Cristo, che cazzo ha combinato quello schizzato? Stai zitto, adesso adesso ti fai trovare, anzi hai qualche ferro? Non me lo dire, prendi qualche ferro. Ne hai diversi. C'hai una K47 fresco, ma va bene. Mi è piaciuto, hai qualche ferro? No, non me lo dire. ci troviamo a questo indirizzo. Ah, perché James non è mai stato da Ashley, tra l'altro.
No, no, infatti. Non l'hai, forse non l'hai neanche mai vista. Vi dico, ok, farò... faccio veloce, ma... e... gli dico, tenete duro. C'è un cazzo da tenere duro. Dobbiamo recuperare quello squinternato. Mi aggiornerai appena arrivo. E poi, se non chiudo il telefono, gli dico, ci vediamo lì. E chiudo la telefonata e chiamo subito Daniel. Ok. Ok. Daniel ti risponde e ti dice... oh, meno male che mi hai chiamato, vuol dire che stai bene. Hai trovato Magnus? Lascio passare un lungo silenzio di 10 secondi. Dico, Daniel, ora io devo assolutamente fare una cosa che mi porterà via del tempo e sarà molto... Ti prego, rispondimi almeno. So che non posso chiedertelo e che puoi fare quello che vuoi, ma... perché se non mi rispondi penso male. Vorrei parlarne a voce, perché sono successe troppe cose e... Daniel ti dice... Ho bisogno di vederti, però. Gli dico, ascolta Daniel, entro l'alba ci vedremo, parleremo e ci sarà una svolta nel nostro rapporto, una svolta in positivo. Tuttavia ti devo chiedere di avere pazienza, ci sono delle cose, delle forze in atto per cui io adesso sono costretto ad agire ancora. Non posso ancora tornare a casa. Questo per la salvaguardia mia e tua. Ti chiedo di pazientare fino all'alba e tenere duro. Ok, lo vuoi calmare? Sì. Allora hai più due perché è Daniel. Vabbè. E direi che stai usando manipulation più persuasion. Poi vabbè, io avrò un botto di dadi su di lui perché è legame del sangue, è mio goal, eccetera, eccetera. Sì, non infatti so. Per quello che dicevo che hai più due. Sì. Okay. O magari di più, no, più 3, perché tu ascendente ce l'hai 3, è come se fosse che è sotto incanto perenne. Sì. Quindi hai manipulation più 3, 7, più persuasion 9, meno 1 perché sei al massimo di willpower, quindi è 8, 4, 6, sì, hai 8 dadi con fame 3, difficoltà 3. Vabbè. Sei successi, ok. Lui fondamentalmente ti dice, va bene, del resto all'alba so che verrai qua da me. Mancano ancora poche ore, posso ancora aspettare. Sto qua rannicchiato con la pistola nel caso dovesse succedere qualcosa. Bravo il mio Daniel, sono orgoglioso di te. E fa per questo il nostro rapporto è così... speciale. Io e te condividiamo qualcosa che gli altri non hanno. Ancora un po' di pazienza. E... a questo punto cosa fai? Vai insieme a Lando, cioè vi trovate lì a casa di Ashley? Sì, assolutamente. Da quello che mi ha fatto capire Lando è una questione di vita e di morte. Normalmente gli avrei detto, senti Ciccio, ci vediamo. Ciao, però invece visto che Guglielmo non risponde, Lando sembra preoccupato, dici, bah, andiamo a vedere. E praticamente arrivo col mio valigiotto. Sì, allora praticamente vi trovate lì. Guglielmo è già arrivato? Guglielmo, tu immagino che vai da Ashley, giusto? Sì, io speravo di arrivare un attimo prima. Sì, tu arrivi molto prima. Ok, perfetto. No, era per fare la chiusura di sessione. Tu sei davanti alla porta di Ashley e farai la tua scena con Ashley e James e Lando arriveranno insieme più o meno insieme al parcheggio per organizzarsi, cioè, giusto? Sì, sì. E qua interromperei la settima sessione. Sì. Allora, visto che abbiamo ancora 10 minuti, facciamo i vari willpower e umanità.
Allora, James, tu non hai scritto Ambition Desire, quali improvvisateli? Allora, improvvisatemi. Allora, erano sicuramente... L'ambition potrebbe essere qualcosa col sabato o con lo status quo. Allora, distruggere... Allora, mandare questa città nel caos, di sicuro. Ok, scrivilo pure. E questo ti recupera il punto aggravato, che quindi va via e gli altri slittano indietro. Così. Sì, e poi il desire era probabilmente assicurarmi che Daniel sta bene e rassicurarlo. Rassicurare Daniel può essere. Sì, perché... Okay, quindi questo ti cura un altro willpower, ma devi cambiare desire. Ma anche l'ambizione dovrà cambiarlo. No, l'ambizione però è a lungo termine, può restare così. Se vuoi puoi cambiarla, ma l'ambizione può restare. No, voglio che vada completamente nel caos. Tienila, tieni l'ambizione così. Sì. Il desire, pensaci. Allora, lo so che sembra un po' una paraculata averli tirati fuori all'ultimo momento, però c'è stata una settimana un po' del cavolo. Sì, infatti, no, ma tranquillo, tanto... Stasera mi scuso, a livello di qualità il mio cervello era un po' altrove, infatti... No, più che altro, io stavo pensando una cosa, Fili, ma... Io più o meno come siamo messi con la storia, perché secondo me ormai abbiamo... La prossima è l'ultima sessione. Ah, ok, perfetto, perché pensavo fossimo gli sgocciato al massimo, vabbè, io ho detto che devo andare io a mezzanotte, ma se vogliamo tirare... No, ci serve almeno... No, serve almeno una sessione intera. La prossima sarà per forza l'ultima, a prescindere, ma serve una sessione intera perché c'è lo showdown finale e i vari... Sì. E tutti i nodi che vengono a pettine, quindi per forza serve una sessione intera. Quindi sicuramente discuteremo cosa fare eventualmente in seguito, però... Poi Lando bisogna capire cosa vorrà fare con Guglielmo, perché tipo gli sta proprio rompendo, gli ha rotto le uova nel paniere dal minuto 1. Secondo me Lando vuole come il vecchio Old Yeller, o in italiano Zanna Gialla, e dire: vieni Zanna Gialla, andiamo nel retro, certo, della casa col fucile. No, dai, magari lo lascio lì. Lando a distruggere Siri, che quindi è a posto, bellissimo, proprio con grande soddisfazione. Adottare Justin, anche questo. Perché tu lo volevi fare, ma non è... Cioè, tu sei tornato lì apposta, quindi la willpower te la curi, ma devi cambiarlo, ovviamente, perché Justin non esiste più. E quindi vai al massimo di willpower. Guglielmo, invece, aveva espandere conoscenze occulte, sì, perché hai fatto diablerie. Rivedere Ashley pure, quindi cambiale ambition, se vuoi puoi rimanere così, desire cambialo. E quindi ti sei curato 2 di willpower. E hai 2 di umanità, che tipo non l'ho mai vista così bassa mai. In tutte le partite fatte. Cioè, voglio leggere 2 umanità che cosa vuol dire, perché non l'ho neanche mai letto. Perché tipo dicevo, figurati se uno arriva a 2 umanità. No, hai rischiato tra l'altro di diventare un... Come che si chiamano i vampiri quelli pazzi? Allora, io lo so il Requiem, non me lo ricordo, in maschera. Tipo il Vag. Sono molto vicino alla pazzia. Già, oddio, è mai Kaya. Quando lo dice qua, dice umanità 0, dice sei diventato la bestia. Se comunque alla bestia. Invece a umanità 2 dice fondamentalmente vedi mortali solo come sacchi di sangue con le gambe. Che... E ogni cosa legata alla tua vita passata ha completamente perso senso. Perfetto, quindi zio Giancarlone fa ciao ciao. È allora, ti rimane solo come ricordo di quello che eri, ma non provi assolutamente più niente per lui. E fondamentalmente hai 6 penalità di 6 dadi ogni volta che interagisci con un umano. Sei disumano. Oh, sei proprio disumano. Infatti, cioè, se ti si vede anche con Blush of Life, gli umani sanno che sei... Infatti, cos'è che avevi detto che avevi? Avevi le unghie lunghe, i canini fuori e sono estremamente pallido e estremamente smunto, cioè sono molto più magro di quanto sei pallidissimo, proprio quasi cianotico e proprio come mezzo quasi mummificato, cioè da quanto sei magro. Sì, molto magro, molto magro, quindi cioè se uno ti vede dice devo andare, cioè
questo qua mi uccide. Infatti hai una pietra di meno 6 a ogni interazione con i mortali. Quindi ok, puoi ancora andare, cioè Carlone ti Giancarlone ti serve perché è la tua touchstone. Senza di questa perdi ancora più umanità. E domanda, non posso cambiare la mia touchstone? Sento che mai per me. Allora sì, è difficile, cioè devi coltivarla. E deve essere un mortale, non può essere Ashley. Ah, cazzo, essere può essere un ghoul, ma deve essere un mortale. Ashley non può essere, perché ti deve ricordare cos'eri in vita. Va bene, va bene. D'accordo. Ok, quindi abbiamo fatto tutto. Desire, ok. Omerità l'avevamo tirata per tutti, ma nessuno aveva danni, soltanto Guglielmo che però l'ha persa. Quindi si sono azzerati i danni. Per adesso siete tutti pari, giusto? Siete tutti a 5, tranne Guglielmo che è a 2. Benissimo. Ok, quindi questa qua era la settima sessione di Something Wicked This Way Comes, che ormai è agli sgoccioli perché la prossima sarà l'ottava e ultima sessione. E grazie per essere stati con noi, ci vediamo quindi per il gran finale settimana prossima. Grazie a tutti e buonanotte. Buonanotte. Ciao ciao.